ciclo di seminari per quest'anno. Oggi abbiamo il secondo incontro con l'avvocato Laura Garbati, che ci parlerà di licenze per i dati geografici, una scelta essenziale. Una scelta assolutamente fondamentale, perché nel nostro lavoro, le licenze, anche se tanti di noi magari non le trattiamo, ci dimentichiamo della loro esistenza, in realtà sono davvero un capitolo fondamentale che ha la stessa importanza del dato stesso per quanto mi riguarda e come sicuramente poi vedremo anche in questo workshop. Ringrazio per questo ciclo di seminari sempre il Politecnico di Torino, il Master in Geoscience di Padova che ci ha messo a disposizione la piattaforma, il Digital Campus e ovviamente le due associazioni promotrici, GFOS e GEAM. E se avete piacere, se appunto potete, è possibile associarsi a queste due associazioni, oppure anche fare delle donazioni per permetterci di continuare con questi eventi. Ricordo anche che il workshop è registrato e date il vostro consenso implicito alla registrazione, se non volete spegnete la telecamera e l'audio per appunto mantenere la privacy. Detto questo, non rubo altro tempo a Laura e niente, buona giornata e buon workshop a tutti. Grazie mille e tra l'altro scusate, io ho dato per scontato che fosse la prosecuzione, ma magari invece c'è qualcuno che la scorsa settimana non c'era. In poche parole, io sono sì un avvocato, lavoro per un consorzio di enti pubblici, il CSI Piemonte, che gestisce sistemi informativi di molte delle pubbliche amministrazioni del territorio piemontese. Sono appassionata direi tecnologia aperta e di tecnologia in generale, quindi mi occupo soprattutto di proprietà intellettuale applicata alle nuove tecnologie, quindi ho la fortuna di occuparmi di qualcosa di molto interessante. E quest'oggi, grazie anche alla complicità di Stefano, andremo avanti o partiamo col condividere un tema, come è stato detto, essenziale e soprattutto per quanto ho potuto comprendere coi colleghi tecnici che mi hanno insegnato. Per un dato geografico il cui valore mi verrebbe da dire, è direttamente proporzionale alla sua riusabilità. Chiaramente qui vi dico nelle premesse qualcosa di importante, che in questo momento noi parliamo di dati, si usa spesso open data, licenze di dati, ma noi quello che licenziamo, vedremo cosa significa licenziare, è sempre un database, non il singolo dato, tendenzialmente. A meno che stiamo parlando di altri tipi di licenze e contesti, come la cessione di conoscenza che avviene in altri contesti, grande manovra business, cessione di rami d'azienda è ampio, anche in quel caso comunque. Allora, adesso, no, ok, no, non succede più nulla, ahimè, ok, succede. Ma più o meno questi sono i temi che mi piacerebbe condividere con voi. Di nuovo, ribadisco. Io stesso imparo tutti i giorni, quindi non è detto che condivideremo dei temi, non è detto che abbia tutte le risposte, ma sicuramente mi prendo l'impegno di approfondire quello che non saprò condividere. Spero di portarvi in questo percorso di 2 ore, alla fine avere almeno la cognizione che la licenza è un tema importante applicato alla gestione dei database, che non va gestito all'ultimo, non va sottovalutato, ha degli effetti concreti. Ha degli effetti concreti anche sociali, lato sensu, come tutte le cose che riguardano il diritto d'autore. Quindi quello che mi piacerebbe introdurvi un pochino, perché magari di licenze, Creative Commons, ne avrete già sentito parlare, però mi piacerebbe, proprio perché poi no, è meglio insegnare a pescare che regalare un pesce, condividere con voi, oltre a questa massima originale di estrema saggezza, le basi, il perché stiamo parlando di questo, cioè perché si parla di licenze sui database. Quindi parlarvi un pochino velocemente di che cos'è il diritto d'autore, perché esiste e al di là delle sue deformazioni che magari in altri contesti, come per la musica, attualmente assume, almeno a mia opinione,
le sue radici, le sue ragioni. Da lì possiamo capire bene che cos'è veramente una licenza, perché si applica ai database e come può essere utilizzata come uno strumento di condivisione, esattamente come per il software. Il software libero si basa sul diritto d'autore, senza il diritto d'autore non esisterebbe il software libero, anche qui. E poi piacerebbe parlare un po' del panorama delle licenze standard che abbiamo a disposizione per questo contesto e i problemi che ne scaturiscono, per poi provare a fare condividere con voi, questa volta un po' al tavolino del caffè, insomma un pochino di più, ma non così tanto, quelli che sono le nuovi possibili scenari, idee che si aggiungono a quelle che da tanto tempo cercano di trovare una soluzione ai problemi che vedremo. Farei anche di nuovo questa proposta, evidentemente se ci sono profili assolutamente non compresi, interrompetemi, altrimenti se Stefano si presta di nuovo, chiederei la cortesia di raccogliere domande, suggerimenti, osservazioni, perplessità via chat, così magari facciamo delle pause, vediamo, o interrompimi anche tu Stefano, di provare a gestirle, va bene? Benissimo. Ok, perfetto, grazie. Allora, con un occhio anche all'orologio. Qui vi voglio di nuovo, scusate, devo togliere un po' di elementi che mi tolgono. Eccolo qua. Allora, vi volevo solo condividere, mi sembra di partire veramente dalle stelle, ma è un po' giustificato. Cioè, il diritto d'autore nasce per tutelare valori non tangibili, ma considerati profondamente rilevanti per l'individuo e per la società. Questo che da cui scaturisce il diritto. E quindi per questo riguarda sempre tutti noi. Abbiamo messo qui una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che parte proprio dal fatto che ogni individuo ha diritto a partecipare alla vita culturale della sua comunità, di godere della creazione degli altri, così come ogni creatore ha diritto di essere protetto nella sua creazione. Non è qualcosa di scontato. Tant'è vero che nemmeno la gratuità, adesso si fa tanto parlare, non è il tema, però permettetemi questa piccolissima digressione del fatto che le cose devono essere gratuite su internet. Io non sono d'accordo a pagare la SIAE su tanti profili, detto tra parentesi anche se sono registrata, ma non sono nemmeno della linea, è normale che ciò che sia creato si debba essere necessariamente gratuitamente disponibile, perché ci sono dei motivi di tutela che hanno prodotto anche dei certi diritti, e non lo diamo per scontato. Ci deve essere un contesto che lo rende sostenibile. Per la pubblicizzazione dovrebbe essere in reincia. Comunque, quando parliamo di proprietà intellettuale, parliamo di qualcosa di più ampio del diritto d'autore. Qui è solo per darvi un'idea di quello che ruota intorno a tutto che è tutto ciò che è conducibile alla proprietà intellettuale, cioè riconducibile più o meno non solo alla creatività, ma all'ingegno dell'essere umano. Perché quando si gestiscono beni di terzi, che magari sono anche database, che magari sono anche software, non bisogna neppure trascurare profili che sembrano secondari, come ad esempio i marchi, di nuovo OpenOffice, LibreOffice è liberamente scaricabile come software libero, ma attenzione perché ha un trademark policy molto rigoroso e quindi non si può fare la qualunque del 9 LibreOffice, anche se puoi scaricarti e modificarti il relativo software. Quindi il diritto d'autore, abbiamo capito, fra tutto questo contesto, ho parlato di ingegno, ho parlato di segno distintivo, tutela l'opera. Perdonami Laura, scusami se ti interrompo, puoi solo alzare un pochettino il volume della voce? Sì. Scusami. Ma allora, ho delle pessime, aspettate, facciamo un tentativo diverso. Magari ci perdono 2 secondi, ma si risolve un problema. Perché avevo delle cuffie un po'... Come va così? Sì, un po' più alto adesso. Un po' più alto? Sì, sì. Ok. Grazie, scusami. No, poi ditemi se non basta, vi chiedo scusa. Allora, vado avanti. Poi interrompetemi se invece non sono udibile. Il diritto d'autore tutela l'opera creativa. Vi ho riportato proprio l'incipit della 63341, la legge sul diritto d'autore. Cioè sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo. Qual è il concetto di creatività? Evidentemente nel contesto globale le declinazioni sono varie, no? Nel civil law, nel common law sono diverse. Qui in Europa è più espressione della personalità dell'autore, più che il cosiddetto sudore della fronte, che invece è più un contesto di common law.
Quello che è importante comprendere è che il diritto d'autore tradizionale tutela la forma espressiva, non l'idea. L'idea non è tutelata. Ed è il motivo per cui nel software, la lancio così, c'è molta pressione per poterlo brevettare, perché è sempre la forma espressiva. Chi tutela il creatore è in forma sostanzialmente automatica, anche se ci sono delle previsioni di legge che è importante ricordare e che riguardano da una parte il datore di lavoro. Il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma e della banca di dati creata dal lavoratore dipendente, e la pubblica amministrazione ha una previsione più anziana, qui riguardava adesso il testo da cui lo tratto, cita ancora il Partito Nazionale Fascista, alcuni testi e naturalmente l'hanno già eliminato, però parla di spettanza alle pubbliche amministrazioni, diritto d'autore sulle opere create e pubblicate a loro nome e conto e spese. Essendo una previsione che era pensata in ambito non digitale, evidentemente poi è stata interpretata anche in questo contesto. Un contesto invece in cui c'è bisogno di più attenzione, e lo richiamo perché vale per i software, per i dati o per quant'altro, è nel caso di un contratto come quello di committenza, in cui il consiglio di buon senso è comunque non dar nulla per scontato, ma gestire la proprietà al momento della declinazione, della sottoscrizione del contratto, nelle forme più chiare e indiscutibili. Non mi soffermo oltre perché sono rilievi che ritengo utile fare, anche perché riguardano anche le gestioni delle banche dati, perché chi magari ha dovuto gestire una migrazione sa che non è così scontato ottenere tutte le informazioni necessarie per un corretto supporto anche di un database che magari sarebbe pure suo. Ma lo lancio come spunto in questo momento e nulla più. La tutela del diritto d'autore nasce in forma automatica, non ci sono registri che costituiscono il diritto, al massimo fondano una prova. I diritti che attribuisce, qui arriviamo un po' al punto importante del diritto d'autore, sono diritti di esclusività, cioè come è tutelato il creatore? Tenete conto che all'inizio ciò non avveniva, cioè nasce con la tutela degli stampatori a Venezia, almeno così una delle versioni. Poi si è arrivati, chi produceva non aveva alcuna tutela. Poi questi sono i diritti di natura morale e patrimoniale, parlando sempre del contesto europeo, perché i diritti morali li ho messi parentesi quadra perché a livello globale non sono così assodati. In America non ci sono i diritti morali. Mi sentite bene? Sì? Tenete conto che io non vi vedo. I diritti morali non sono alienabili e appartengono sempre al creatore individuo. I diritti patrimoniali, invece, sono quelli che più ci interessano in questo contesto, possono essere alienati in forma disgiunta e non esclusiva. Chi si è dilettato a leggere delle licenze, magari dei prodotti software che uno scarica, dice clicco, accetto, ci sarà sempre che ti dà una licenza non trasferibile, non esclusiva. Ecco perché questi diritti possono essere spacchettati, no? Quando sentiamo che le partite di calcio sono state date, non lo so, per lo streaming a qualcuno e invece per la televisione via cavo un altro, dico qualcosa di assolutamente, e perché è possibile scinderle con un certo livello. Io non mi soffermo in modo particolare, però mi piaceva darvi un quadro dei diritti in generale conosciuti al creatore, sia dal lato dei diritti morali, cioè rivendicare la paternità, di opporsi a deformazioni e modificazioni che lo possano offendere, conservare l'inedito e anche ritirare l'opera dal commercio, e quelli che sono i diritti patrimoniali, mi verrebbe a dire tradizionali, standard, che sono, come vedete, un bel elenco: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, la comunicazione, la distribuzione e la modificazione. Chiaramente richiamiamo l'attenzione. Questi valgono per tutte le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore, no? Che sia un quadro o che sia, come vedremo, un database. Eccolo qua. Abbiamo chi... il venerdì scorso si è beccato le due ore, già sa che oggi il database è oggetto di tutela da parte della legge sul diritto d'autore. Questa è la definizione. Banche dati, raccolte di opere, dati, altri elementi, aperta parentesi, che potranno nel caso essere autonomamente tutelate, cioè una raccolta di fotografie artistiche è una raccolta, è un database suscettibile di tutela che a sua volta contiene opere singolarmente oggetto di tutela. Qual è la differenza? Che questa raccolta ha una
si distingue la sua creatività individuabile nella scelta o nella sistemazione degli elementi costituenti che rimangono individualmente accessibili. Non si estende al loro contenuto, e questo l'abbiamo richiamato. Quindi l'altro punto che abbiamo approfondito, ma richiamiamo in modalità sufficiente a seguire il percorso in forma autonoma anche oggi, è che il database in quanto tale, il banca di dati, ha i sensi oggi, dopo la direttiva del 1996 sulla tutela delle banche dati, le successive modifiche, le evoluzioni, è suscettibile, ai sensi della legge sul diritto d'autore, e quindi dimenticando altre forme di tutela che possono conseguire dal trattare le informazioni del database in forma riservata, tutele possibili sotto il profilo della concorrenza sleale, sotto due aspetti: come database creativo o come risultato di un investimento rilevante, tenendo conto che non sono né scontati né necessariamente alternativi. Cioè, ci può darsi un database che, per le sue caratteristiche che andremo a vedere, assume l'aspetto, il livello di creatività sufficiente per godere della tutela ad hoc prevista al 64 quinquies e seguenti della legge sul diritto d'autore. Ci sarà un database che, come le pagine gialle, non è manco una riga creativo, ma è risultato di un investimento rilevante e quindi gode del diritto di cosiddetto, come vedremo, sui generi del 102 ter bis seguenti. Oppure c'è un povero database che non è né creativo né risultato di investimento rilevante e non è, ai sensi della legge, nulla. Qui ho riportato da una parte la tutela, i diritti esclusivi attribuiti dalla legge, faccio riferimento in questo momento alla legge italiana, ma sappiate che la direttiva richiama i stessi concetti, sul database creativo. Gli unici criteri che possono portare a determinare la creatività di un database, è opportuno ricordarlo, riguardano la scelta del materiale e la sua disposizione. Non importa quanto know-how ho profuso nel creare questo database. E questi sono i due elementi che ne fanno un'opera creativa o meno, cioè attribuiscono a chi l'ho realizzato il diritto di esclusivo di riprodurlo, di adattarlo, modificarlo e di distribuirlo al pubblico. Anche dell'originale e delle sue eventuali modifiche. Un database che invece sia risultato di un investimento rilevante, e adesso andiamo a vedere, anche accenniamo cosa si intende per rilevante, i diritti sono diversi e sembrano anche più ridotti. Di lì avevamo un totale controllo dell'opera, diritti patrimoniali evidentemente. Qui abbiamo il diritto di vietare l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati. La ratio di questa norma, che è stata oggetto di ragionamenti e di scontri anche e di ulteriori riconsiderazioni nel corso degli anni, ci sono state due consultazioni che hanno dato dei riscontri, ma anche gli stessi riscontri alla pari, erano uno per il pro e l'altro per il contro. Ad legge, le nuove direttive che saranno recepite sul copyright lo vanno ancora a toccare per permettere più libera attività nella ricerca e sviluppo con riferimento a quelle funzioni chiamate text and data mining. Però sostanzialmente il bilanciamento qual è? La possibilità di non bloccare la crescita, la conoscenza, che può anche essere tratta dalla consultazione del riuso di informazioni, dal voler tutelare quei soggetti che investivano nella creazione di archivi le cui caratteristiche non gli permettevano di essere tutelati ai sensi della legge tradizionale. Si è parlato del paradosso dell'esaustività. Creatività, scelta e disposizione sono i criteri per definire un database creativo. Quindi se io mi sforzo, investo per poter creare un database il più possibile esaustivo, già parzialmente non è più definibile come creativo. Vi ho riportato le definizioni di queste due azioni, che una è il trasferimento permanente temporaneo di nuovo di una totalità o di parte sostanziale, e su questo sostanziale ci concentreremo. E poi il reimpiego, cioè forma di messa a disposizione del pubblico di totalità o parte sostanziale del contenuto, no? Che vuole esprimere un equilibrio, ma lo esprime in una forma che è evidentemente essa stessa poi crea problemi interpretativi. Per ora mi limito a richiamare
qual è l'investimento tutelato? Un investimento, abbiamo detto, rilevante, non necessariamente solo di natura economica e non necessariamente solo per la raccolta dei dati, perché poi questo investimento può anche essere connesso all'attività di presentazione e di validazione del database. Questo è un concetto che non c'è nel diritto d'autore tradizionale, ma poi vedremo diventa anche interessante quando si ragiona di cos'è un'opera derivata di un database. Scusate. Allora, eccola qua la nozione di sostanziale. E rimane ad oggi un profilo ambiguo, non c'è tantissima giurisprudenza, sia per quanto riguarda la sua qualifica, perché vabbè, è chiaro, a parte situazioni indiscutibili in cui c'è ad esempio l'estrazione e il reimpiego di più della metà di un database, quali sono i criteri a cui agganciare questa sostanzialità, in parte dedotta dalla dottrina, in parte dalla giurisprudenza, perché c'è evidentemente più intuibile una sostanzialità quantitativa, rispetto a cui poi c'è posto, si è posta la questione, sì, però se c'è un database enorme, con tante sottosezioni, qual è il perimetro rispetto a cui faccio riferimento per definire che cos'è sostanziale? E la risposta di una causa della Corte europea è stata: se questa sottosezione può avere una sua dignità autonoma di database ai sensi della definizione che abbiamo vista, questo sarà il perimetro di riferimento. E poi le estrazioni ripetute, quando e come producono una sostanzialità? Peraltro, sulla qualitativa di nuovo, a cosa l'aggancio una natura sostanziale qualitativa? Potrei agganciarla all'incidenza di questa porzione rispetto all'investimento complessivo che ha richiesto. Potrebbe anche essere legata al fatto che io magari vado a estrarre quelle informazioni non altrimenti acquisibili da altre fonti, perché fanno proprio parte, magari sono quantitativamente poche, ma costituiscono il cuore qualitativo di quel database, quello che non ha nessun altro, perché io sono andata a prenderle da fonti altrimenti inaccessibili. Poi ci sono degli elementi legati, ma comunque interessanti, ad esempio perché se quelle informazioni sono sostituibili, l'ho detto, oltre alle necessità, anche legate alla prova. In un giudizio, è un paradosso, la prova dell'estrazione avvenuta era stata riscontrata in perizia dalla identità degli errori ortografici dei due database, no. Involontari ma molto utili in quel contesto. Allora, vi ho fatto un po' un elenco, facciamo un passaggio, perché sul nozione sostanziale, che immagino già adesso sollevi diversi interrogativi e proiezioni in avanti, torneremo quando parleremo di cosa si può intendere di sostanziale nel contesto delle licenze che andremo a analizzare e le problemi che sollevano. Però vorrei prima fare ancora un passaggio rispetto allo strumento che fa parte del titolo di questo incontro, no? Cioè che cos'è la licenza? Abbiamo capito che col diritto d'autore il creatore si trova, per il semplice fatto di aver creato qualcosa, in mano un fascio di diritti, alcuni spendibili, altri che sono suoi, nei secoli eterni, come gli organi interni. Ma cosa ne faccio? Ci sono degli strumenti, e si studia anche strumenti che a livello di strategie di mercato sono più efficaci nel contesto di riferimento, e non è necessariamente scontato che sia la licenza lo strumento, è uno degli strumenti, può essere semplicemente che quanto ho creato lo tengo segreto, perché il meglio della sfruttabilità lo ottengo col segreto commerciale, che è semplicemente un'informazione che attribuisce un vantaggio concorrenziale al titolare in virtù della sua stessa segretezza. Aiuto? Non ho capito se era un grido d'aiuto o una domanda. Tutto bene? Vai, vai. Tutto bene, direi di continuare. Scusate. Sì, le domande ci sono, ma le faccio dopo. Vai. Ok, dimmi poi, io mi fermo magari fra un po' e vediamo. Quindi ho citato i tre, la cessione, perché io magari non ho le forze di sviluppare la mia idea, ma posso trarre un'immediata ritorno economico cedendo i diritti patrimoniali su quanto creato, e poi evidentemente c'è la licenza, che la licenza è
che tra l'altro, attenzione, la licenza spesso viene ricoperta di una nozione negativa, no? Ah, sto prodotto in licenza, ma la licenza in realtà letteralmente ti concedo licenza, vuol dire ti autorizzo, perché nel diritto d'autore ciò che non è autorizzato di default è negato, perché abbiamo visto che i diritti attribuiti all'autore sono di esclusiva, quindi se l'autore non ti ha detto che puoi farlo, non lo puoi fare, cioè in teoria tutto ciò che troviamo su internet, se non è specificato che lo possiamo prendere, non si può. Quindi la licenza è sicuramente uno strumento giuridico, alcuni vi risparmio le discussioni, se è un contratto, se è un atto unilaterale, con cui poi le licenze standard gestiscono anche questo profilo molto spesso, ma sostanzialmente il titolare di diritti ne dispone a favore di un altro soggetto, gli attribuisce delle facoltà. A seconda del contenuto di queste facoltà e del numero c'è una pletora di tipologie, ne ho messe alcune, c'è il freeware, ci sono le licenze proprietarie che possono essere più o meno commerciali, non è detto che siano a pagamento. Ci sono le licenze aperte. E cosa sono le licenze aperte? Le caratteristiche sono tante, evidentemente dipendono anche dal contesto in cui noi ci muoviamo, però grossolanamente, per intenderci, i diritti che attribuisce una licenza sono poi di usare il prodotto, studiarlo, modificarlo e redistribuirlo, se poi con sublicenze, con licenze direttamente sempre concesse. Queste sono declinazioni. Dico un warning qui che forse vi sembrerà scontato, ma nei contesti lavorativi alle volte l'ho scoperto, non è scontato. Una licenza aperta non vuol dire che con quella roba licenziata ci puoi fare qualunque cosa, no? Di solito questi diritti sono concessi a determinate condizioni, spesso apposte non solo a tutela dell'autore, non solo nel senso che voglio apparire, ma anche nel senso che io ti do il diritto di modificare, però se fai dei pasticci, ad esempio, con l'opera che ti ho dato, non deve essere attribuita a me. Quindi, ad esempio, io ti chiedo di segnalare se hai apportato le modifiche in una forma apprensibile, oppure voglio, ti concedo, ma voglio che tutti gli altri si avvantaggino non solo della mia opera, ma anche di quello che hai aggiunto tu. E quindi prevedo una clausola cosiddetta copyleft. Quindi bisogna sempre fare attenzione a maneggiare una licenza aperta, perché ci puoi lavorare su, ma devi sapere almeno a quali condizioni stai godendo di questi diritti. Il dato aperto è una declinazione di un dato messo a disposizione a determinate condizioni aperte. Qui ho fatto riferimento al, troviamo una definizione anche nel codice dell'amministrazione digitale. Oh, mi piace qua fare riferimento a quello concetto di open data dell'Open Knowledge Foundation, che definiscono l'apertura, e come vedete non sono solo legate all'avere una licenza aperta, devono avere, secondo l'Open Knowledge Foundation, delle caratteristiche tecniche anche e di condivisione, quindi deve essere gratuita, poi ci sono delle eccezioni evidentemente, delle precisazioni, poi c'è il costo mero del supporto, devono essere machine readably, devono essere in formato aperto, quindi legato all'interista, devono essere accessibili, devono avere uno status aperto, cioè incondizionatamente riusabili, ricordiamo che c'è sempre questa anche alternativa, oppure devono essere accompagnate da licenza aperta. Cosa intendi per licenza aperta? Quella che concede i diritti che vedete a destra dello schermo. Noto che anche la Open Knowledge Foundation richiama come must una serie di condizioni, ma non la compatibilità. Dovrebbe essere compatibile, è auspicabile. Invece le altre, che non deve essere discriminatoria per soggetti e per finalità, deve essere riutilizzabile anche in forma parziale e aggregativa rispetto ad altri elementi, deve essere evidentemente utilizzabile, redistribuibile e modificabile. A quali condizioni viene ritenuto che l'openness viene rispettata? Non ha qualunque definizione, le condizioni accettabili sono queste, che non vengono apposti, che venga la famosa attribution, che venga segnalata la modifica nel caso, quindi si conservi l'integrità del condiviso, che venga la clausola di verilità, che nel database di solito viene espressa come share alike, che vengano conservate le copyright notice presenti all'interno, che venga ricondiviso il sorgente, che la causa di un'aggressione è legata al fatto che anche il licenziatario che redistribuisce si impegna a non azionare diritti che altrimenti potrebbe azionare.
ad esempio anche nel software libero molte licenze prevedono un waiver sui brevetti, che era il motivo per cui la PASCI e la GPL hanno litigato per tanto tempo, prima della GPL 3. E quindi a questo punto abbiamo un panorama di clausole, di condizioni, e arriviamo al, no, al cuore, no? Finalmente, dopo tanto parlare, dati, quali licenze per un database che io voglio aprire? E qui richiamo il concetto con cui abbiamo iniziato. Il dato e il dato geografico è aperto nella misura in cui io rendo effettivamente, concretamente, esercitabile questa apertura. Quindi lo rendo veramente riutilizzabile. E ad oggi bisogna prendere atto che non risulta esistere una licenza standard worldwide, ma nemmeno europea, uniforme e applicata uniformemente, né per prassi né per scelta politica, nemmeno anche solo per i dati geografici. Ci sono licenze diffuse, più o meno diffuse, ma non c'è una scelta unitaria. Mi fermo un secondo, perché qui parliamo poi, come vedrete, iniziamo a parlare delle licenze specifiche, quindi ti chiedo, Stefano, se ci sono già questioni che riguardano gli aspetti che abbiamo trattato sì, finora. Sì, in particolare ce n'è una che secondo me è molto interessante. Gianluigi ci dice, l'impiegato pubblico conserva il diritto di paternità o questo è il diritto di paternità è in carico della pubblica amministrazione presso cui lavora? Hai il coso chiuso? Sì, ma non riuscivo a riattivarlo perché non risorgeva. Allora, come abbiamo visto, i diritti morali sono individuali e sono inalienabili. Quindi la risposta in generale è che il dipendente conserva il diritto morale sull'opera che ha creato. Se, ad esempio, non so se avviene ancora, Adobe, un tempo quando lo installavi, c'era nelle pagine, nelle finestre che si apriva in installazione, c'era un flusso di informazioni che erano tutti gli sviluppatori che avevano contribuito. Ricordando però che il richiamo nella citazione dell'opera dei diritti morali deve essere anche non sproporzionata quanto ad effort da parte del titolare dei diritti patrimoniali. Sul discorso delle pubbliche amministrazioni si è discusso in dottrina perché del titolo dell'acquisizione riconosciuto dalla legge. Quindi c'è un se fosse a titolo originale o a titolo derivato, nel senso che l'opera, cosa significa? Che l'opera la acquisisce il dipendente che crea, ma poi ex lege il diritto patrimoniale viene acquisito dalla pubblica amministrazione, oppure l'amministrazione di suo acquisisce originariamente il diritto patrimoniale. Però la risposta in generale è positiva, cioè il diritto patrimoniale viene conservato in capo all'autore, individuo. Sì. Ce n'è un'altra che è un po' più generale, non c'è scritta, ma è quella che ti dicevo all'inizio, c'è stata una discussione stamattina nel canale Telegram sui geodati, e la domanda è semplice. Se in un sito, o in un sito web, un web GIS proprio, parliamo di dati geografici, viene detto a caratteri cubitali che è tutto copyright, non puoi fare nulla, niente di niente. E io vado ad estrarre da un libro pubblicato in questo sito, un libro antico peraltro, la posizione di alcuni siti. No? Nei libri che sono indicati dentro questo sito viene detto che c'è il sito A che si trova lì e il sito B che si trova in quell'altro. Posso io prendere queste informazioni e rimetterle in un, come dire, mettere su una cartina, okay, fare una geolocalizzazione. Stefano, il tema è interessante, rispondo parzialmente adesso e poi dopo su questo. Preciso, sono andata a controllare sulla mia Bibbia e confermo, il tema del diritto morale gestito nella pubblica amministrazione è controverso. C'è dottrina, dal mio punto di vista, la mia opinione personale è il fatto che, chiedo scusa, qualcuno può chiudersi il microfono perché sento
non vorrei che lo sentisse anche voi, se no non è un problema. Per alcuni sostengono addirittura che sorge in capo all'ente, quindi teoria dell'acquisto originale. Rimarrei più orientata al fatto che rimanga in capo all'autore, ecco, sinceramente secondo me questa è un'interpretazione un pochino più sostenibile, però devo anche sottolineare che c'è stato dibattito e quindi c'è ancora. Invece sul secondo punto, scusate lo scrupolo, ma non voglio poi essere nel limite possibile, perché poi le imprecisioni ci sono sempre imprecisa. Do qualche considerazione generale adesso sugli strumenti che abbiamo, perché l'ipotesi che hai posto è di un sito che dà indicazione sul fatto che tutto il materiale disponibile su questo sito è consultabile e basta, da quello che posso capire. Ricordiamoci però che i diritti che sono riservati sono quelli riconosciuti dalla legge. Allora, l'ipotesi che tu stai mi dicendo in parte è contraddittoria, perché mi dici non puoi farci niente, ma il libro lo puoi scaricare. Allora vuol dire che tu almeno il diritto di acquisire una copia del libro e usarla te lo riconosce, perché altrimenti non sarebbe neppure liberamente scaricabile questo libro, devo dedurre. Quindi non abbiamo i dettagli precisi, ma magari non è nemmeno necessario in questo contesto, perché il libro, in quanto opera letteraria, è tutelato rispetto ai diritti che abbiamo visto sopra, no? La modificabilità, la riproducibilità, quell'elenco classico. Se è un libro da cui avete estratto dei dati di natura geografica, devo presupporre che l'abbiate ci sia un libro con delle mappe all'interno, o no? Credo di sì, oppure l'indicazione si trova lì. Ecco, perché se parliamo di mappe, vuol dire che noi stiamo considerando non l'opera libro, ma l'opera mappa che viene riportata nel libro, cioè come una foto riportata dentro un'enciclopedia che ha già la sua tutela specifica. Sto ragionando a voce alta con voi. Oppure una mappa digitale presente nel sito WebGIS con i dati derivati dal libro. Ecco, però questo è ancora diverso. Ma e mi dispiace, però... proviamo a ragionare sul discorso del libro. Allora, il libro come opera letteraria è tutelato in quanto tale, quindi voi non potete fare il copia e incolla di quel libro. Del 1833, il libro. Allora di cosa stiamo parlando, scusate? No, i diritti sono da mo' trascorsi, voglio dire, di chi ha creato quell'opera. Quindi evidentemente quell'edizione che non è rivendibile, però le informazioni all'interno sotto il profilo dell'opera letteraria durano 70 anni dalla morte dell'autore e 15 anni di database. Ma ipotizziamo che non sia scaduto il diritto, che forse è un po' più interessante, no? Perché adesso ci sono tanti distinguo e io sto ragionando per ipotesi in base alle informazioni che mi avete fornito. Adesso non vorrei però far scattare tutto il tempo. Cerco di dare qualche hint e poi lo vediamo dopo se è soddisfattivo o meno. Allora ipotizziamo che ci sia una mappa all'interno da cui io traggo delle informazioni. Quindi la mappa è tutelata come opera, opera creativa standard, un disegno, attenzione, non è un database. Dopodiché se ha delle informazioni create con una scelta, una disposizione, un investimento, potrebbe anche avere questa tutela. Abbiamo citato l'altra volta, ma lo richiamo, una causa vinta da un land tedesco contro una società che faceva percorsi per biciclette, perché le sue mappe venivano digitalizzate da questo sistema, analogiche, venivano digitalizzate da questo sistema, tiravano fuori degli elementi e li ricondividevano, e la qualifica è stata riconosciuta anche del diritto sui generis a questa mappa. Allora il punto è, quanto stai estraendo di questa mappa, ipotizzando che la mappa sia tutelata, ipotizzando che possa essere considerata tutelata anche dal diritto di sui generis quanto alle informazioni a disposizione, che sarebbero tutte cose da vedere. Il punto è quanti di questi dati hai estratto e rielaborato, perché altrimenti se tu hai estratto su 100 informazioni 3, faccio un esempio, è difficile andare a sostenere che tu hai violato dei diritti che quell'opera sia riservata, perché i diritti che quell'opera sia riservata sono la tutela di quell'opera come opera creativa, quindi il testo del libro e la mappa come disegno. E se stiamo parlando invece dell'uso delle informazioni acquisibili, parliamo di diritti sui generis, se parliamo di estrazione totale o sostanziale. Mi spiego?
Sì. Ok, quindi questi sarebbero i criteri con cui approcciare il caso, andando a vedere naturalmente dei dati più specifici. Io andrei avanti però, perché se siete d'accordo, ma non per eludere eventuali ulteriori perplessità, ma perché mi piacerebbe proseguire un pochino nel ragionare sui database geografici e poi vedere se un minimo di orientamento l'ho fornito, ecco. Siete d'accordo? Sì, ok, mano a mano c'è un'altra domanda poi sempre di Gianluigi, magari la facciamo... Ma magari sì, perché sì, sono le... ma non per mancare di rispetto al richiedente, ecco, ma magari cerchiamo di procedere okay, un pochino, vai. Se ricordo solo perché... Va bene. Allora, di nuovo, aspettate che qua ogni tanto appaiono cose e non riesco più a muovermi. Ah, ok. Va bene. Ecco, un'altra cosa che vi anticipo, tornando al tema clou, no? Tante licenze aperte, questo non è dottrina, è il mio pensiero, ma non è forse nemmeno così originale, e meno apertura c'è, a meno che queste licenze non riescano a parlarsi in qualche modo. Cioè, perché? Perché le libertà sono quelle, le abbiamo viste, ma poi come vengono declinate, anche per obiettivi virtuosi di tutela, di massimizzare la condivisione, crea che cosa? Incertezza circa la loro interoperabilità. Inoltre la mancanza di progettazione nella scelta, nelle selezioni di licenze, anche la mancanza di conoscenza della licenza stessa. Quanti database rilasciati con il Creative Commons 2.5 che il diritto sui generi non lo considera. È vero che non c'erano le altre, ma cos'è il problema? Il problema è che questi elementi e tanti altri che magari non sono riusciti a rappresentare producono da una parte l'aumento di costi, ma anche immobilismo e sfiducia, perché se, soprattutto nella pubblica amministrazione, io credo che conosciate questo sistema, in effetti se non sono sicuro, sto fermo. Allora, che cosa si può fare? Sicuramente partire dalla conoscenza, condividiamo quello che non è impreciso e lo correggiamo. Più conosci, più sai gestire, quantomeno sai progettare, ti fai venire i dubbi. Allora, quello che propongo è un tour delle licenze, quelle più note, evidentemente. Non ce ne sono, sullo software libero ce ne sono più di 100 sicuro. Qui meno, sicuramente quelle che vedete qui sono le più diffuse nell'ambito dei database. Le famose Creative Commons, l'Open Data License, e cito anche l'OpenStreetMap che vorrei... Foundation, che vorrei proporvi se è di interesse come un caso di studio, l'Italian Database License, la CDLA in realtà, che è quella della Linux Foundation, e poi ho detto la soluzione Radical, la CC0 come esempio di un'altra soluzione. Un waiver non è veramente proprio una licenza, ovvero è una licenza utilizzata per rinunciare alla licenza stessa, come vedremo. Prima di partire, alcuni concetti chiave importanti richiamarli. Non tutte le licenze standard sono aperte, non tutte le Creative Commons sono funzionali a produrre open data. Ci sono Creative Commons, ci sono licenze discriminatorie o che non riconoscono il diritto di modifica. La clausola non commercial e non derivative declinata in tutti i modi sono clausole che non vanno bene con l'open data, non sono compliance nemmeno con le indicazioni della direttiva europea, che da tempo indica che, salvo giustificati motivi che sono legati ad altri profili, sicurezza pubblica, diritto d'autore, interessi di terzi, segretezza commerciale, privacy, tutela dei dati personali, i dati della comunicazione devono essere messi a disposizione senza condizioni o condizioni non discriminatorie, anche a fini commerciali. Con tutto ciò apro e chiudo una parentesi, vediamo, vorrei, se fossimo in aula direi alzi la mano chi non ha visto un database rilasciato all'ente pubblico con la clausola NC, senza che ce ne sono, ce n'erano, ce ne sono state, magari ce ne sono sempre meno. Sicuramente le clausole chiave, che abbiamo visto che anche la definizione dell'Open Knowledge Foundation, l'Open Definition, considera come acceptable, e sono le attribution e le share alike, anticipando che la seconda è tutt'altro che semplice da gestire, specie in un contesto come quello geografico. Inoltre ci sono due tipologie di licenze, le licenze cosiddette, le ho chiamate io, multipurposes,
cioè quelle che nascono in un contesto tradizionale, ma hanno delle caratteristiche tali, sono diffuse così tante che poi si sono adeguate, hanno accolto nel loro acquis concettuale anche il database. Invece ci sono licenze nate peraltro proprio nel contesto in cui le prime non erano espressamente delineate per il database, quindi mostravano delle lacune nel concreto, che nascono pensate per i database, sono esattamente come la ODBL o la IOSL. Passiamo alla licenza, credo universalmente, più che altro al set di licenze universalmente più noto, scusate, oggi pago la rialza, non so, le Creative Commons. Dietro le licenze Creative Commons c'è un movimento, che è il movimento Creative Commons, come dice il termine, nasce per supportare chiunque, chi non ha strumenti giuridici, chi non ha le competenze, a gestire i profili legali connessi alla sua creatività in modo funzionale alla condivisione. Quindi il movimento è molto organizzato, molto consapevole, pluriattività, quindi c'è un global network, ci sono siti molto robusti, con molte informazioni, ci sono dei wiki dedicati, quindi c'è molto di più del semplice ti propongo il testo di una licenza. L'idea fondamentale è creare un commons della creatività tramite l'elaborazione di strumenti il più facilmente utilizzabili. Ecco perché anche le licenze Creative Commons ruotano intorno a un concetto chiave molto efficace. Ci individuiamo alcune clausole fondamentali che fanno la differenza e sono facilmente comprensibili da chiunque, chi è andato, chi ha mai rilasciato qualcosa in Creative Commons, una sua opera, un suonato di chitarra, una canzone. C'è un percorso guidato nel sito della Creative Commons che ti fa alcune domande, cioè vuoi che questo succeda, non vuoi che questo succeda? Commerciale, non commerciale, vuoi fare da lì atterri alla licenza che vuoi. Quindi, girando intorno a queste quattro clausole contrattuali fondamentali, si ottengono sei combinazioni. Non tutte, grammaticalmente ho scritto, veramente aperte, non tutte compatibili fra di loro, vedremo. Però le clausole sono queste: l'attribution, indicare di chi è autore dell'opera, così si dice in realtà poi vedremo, non sempre l'autore è quello che va richiamato, non necessariamente. Posso limitare l'uso commerciale, che già è una clausola che praticamente viene ammessa solo nell'ipotesi di consultazione nella direttiva Inspire e in determinati contesti come ipotesi, ma altrimenti esclusa. Ce la puoi usare, ma non puoi toccarla, non puoi modificarla, oppure sì, la puoi toccare, la puoi modificare, ma devi condividere allo stesso modo i lavori derivati con una licenza identica o compatibile. Cioè, ho stressato questi passaggi che saranno oggetto di approfondimento, perché lasciare like presuppone quindi che ciò che io ho portato rimanga un'opera derivata e quindi che richieda la posizione di questa stessa licenza. Suggerisce la possibilità di individuare però delle compatibilità con la licenza e quindi anche questo poi ha diverse declinazioni. Questo è semplicemente un quadro delle varie combinazioni risultanti in queste sei licenze che vi dicevo, però anche un'altra funzione. Uno degli sforzi che io credo sia importante ricordare del movimento Creative Commons è uno sforzo di creare degli strumenti, come vi ho detto, comprensibili e facilmente riutilizzabili. Cioè le licenze hanno tre livelli, cioè il Commons Lead, se voi digitate Creative Commons 4.0, finite in una specie di bignami della licenza. Noi dicono, nessuno va a leggersi la licenza estesa, ti dico in poche parole le cose essenziali che devi sapere. C'è una versione machine readable, chiedo scusa per l'inglese, cioè posso caricarla, applicarla alla mia opera, e poi c'è la licenza estesa, peraltro anche con uno sforzo che fino alla 4.0 è stata anche di tradurre in versioni ufficiali e adattate al contesto giuridico di riferimento europeo nazionale le licenze originali. Vedete, c'è anche una grafica che permette,
se io utilizzo queste licenze, di rendere anche al riutilizzatore immediatamente comprensibili le clausole fondamentali. E questo credo che sia la ragione fondamentale della massima diffusione delle Creative Commons, e quindi è da non mettere come elemento di secondo piano, se ci poniamo un obiettivo non solo teorico ma pratico di diffusione e percorribilità. Comunque, al di là di questo, ricordo anche che oggi la versione finale, ultima, è la 4.0, ma progressivamente nel tempo le Creative Commons si sono evolute, perfezionate. In realtà ho messo qua un porto, ma la 3.0 è anche tradotta, nella versione italiana a cui faremo riferimento. Sono versioni che via via si sono specificate, non hanno il contenuto identico. Qui è interessante, non c'è il tempo di analizzarlo, però vi invito, se vi è interessante, qui sul wiki della Creative Commons c'è proprio un quadro completo delle tutte le differenze tra le varie versioni. Qui mi concentro un momento sulla 4.0 perché ha delle caratteristiche innovative, a parte il fatto che non viene più tradotto, c'è una versione worldwide che è quella, quindi lo sforzo è stato di creare un wording identico, di creare un'attribution più flessibile, perché l'attribution anch'essa crea problemi operativi che vedremo in chiusura, ha introdotto un meccanismo di ravvedimento operoso, cioè in teoria se tu non rispetti la licenza perdi i diritti, qui c'è un tempo di possibilità di rimediare. Hanno richiamato espressamente, per dichiarare che non vengono regolate la licenza in realtà, i diritti, altri diritti coinvolti, ma quello che qua più ci interessa, c'è un'espressa regolamentazione del diritto sui generis. Perché? Perché, lo presenteremo anche nelle precedenti slide, nel 2005 la 2.5 non cita il diritto sui generis. E quello che non viene citato, come viene gestito? In teoria dovessi applicare il principio che vi ho detto prima, ciò che non ti autorizza a fare non lo puoi fare, oppure devo interpretare che avendo adottato una Creative Commons, che ne so, by, si dà per scontato che tu hai dovuto gestire tutti i tuoi diritti così, ma ha un ulteriore profilo di incertezza. La 3.0 cita il diritto sui generis, sto anticipando ma salteremo le slide successive, ma per dire che vi rinuncia il titolare, quindi i profili tutelati dal diritto sui generis del database nella 3.0 sono rinunciati. È solo la 4.0 che sussume nel concetto di opera elaborata anche l'estrazione e il reimpiego totale e sostanziale che di fatto costituisce il contenuto, cerco di non dire ripetere il termine, del famoso diritto sui generis, vedremo come. E quindi evidentemente si pone sotto questo profilo come la licenza più completa e pensata per i database. Eccola qua, vi ho anticipato qua, lo richiamo, prevede espressamente tra gli oggetti licenziabili le banche dati, e qui ho richiamato il testo, nella nozione di materiale elaborato, che poi è il concetto di opera derivata della Creative Commons, direi, possiamo dire, anche i database creati mediante estrazione o reimpiego di tutto parte sostanziale del database originale. Cosa è modifica in generale? Questo è un concetto anche interessante, come viene declinato. Cioè, sostanzialmente dicono, è modifica rilevante qualunque azione che richiede un'autorizzazione espressa del titolare sotto il profilo del diritto d'autore o diritto sui generis. Poi risparmio, è declinata il concetto di diritti anche con diritti similari o limitrofi, il termine adesso non lo rammento esattamente, ma perché c'è anche tutto un tema che non interessa mai, ma legato alla musica, sui diritti connessi, che volevano essere ricompresi e azionabili con la Creative Commons. Invece, ecco qua, c'è il diritto sui generis viene rinunciato, qui c'è la parte del wiki che lo spiega chiaramente, se una parte sostanziale di un database è estratta, usata in un modo che non implica il copyright, cioè utilizzo solo i dati, la licenza non richiede nulla, né fare l'attribution o di rispettare altre condizioni. Quindi si dice le condizioni non sono triggered, non scattano come un interruttore, un grilletto, se mi limito a svolgere un'attività che ricade in quelle regolate solo dal diritto sui generis. Non ha una portata di conto questa differenza. Torniamo alla 4.0. Quindi abbiamo visto, la concede il diritto, quali sono i diritti concessi? Il diritto di elaborare,
riprodurre e condividere quanto ti ho concesso e produrre, cioè realizzare materiale elaborato, riprodurlo e condividerlo con una significativa semplificazione anche dell'elencazione dei diritti concessi, ricordando che condivisione è qualunque forma di messa a disposizione al pubblico. Apro una parentesi, spesso c'è questo richiamo di condivisione al pubblico come linea abbastanza coerente nei wiki e nelle precisazioni fornite dalle diverse licenze. Il concetto è più o meno che io comunico al pubblico quando trasferisco, rendo disponibile, invece su questo c'è una differenza, ad esempio la CDLA ha una declinazione di messa a disposizione che è ad esempio esclusa dalla DBL, che implica il trasferimento di copia, però in sostanza il terzo è qualcuno diverso dalla mia, se io sono un'organizzazione, della mia organizzazione, da un soggetto che controllo più del 50%. Come a dire, se questo database lo faccio circolare a casa mia o nella mia azienda, non è comunicazione al pubblico, altrimenti sì. Quali sono le condizioni? Abbiamo già visto, abbiamo già citato le attribution share alike, ma c'è un altro profilo che ritengo importante richiamare, che se alle volte è trascurato riferendosi alle Creative Commons. C'è anche il divieto di apporre effective technological measures, le famose misure tecnologiche di protezione. Qui è richiamata la definizione, l'articolo 1, cioè quelle misure la cui elusione è altrimenti sanzionata alle norme del diritto nazionale che rispondono alle previsioni del trattato sul copyright della WIPO, che a sua volta dipende da quello di Berna. Non perdiamoci in questi profili. Qui vi ho riportato il testo dell'articolo 11, sono i famosi DRM per essi, la cui apposizione è una condizione presente in tutte le Creative Commons come divieto di apportare queste misure tecnologiche di protezione, che non sono username e password del database, ma proprio quelle poi alla fine previste anche nei profili di come reato nella loro violazione della legge sul diritto d'autore in Italia, ad esempio, che sono anche quelle di cui leggiamo ogni tanto craccato la PlayStation, ecco, per dire, scusate una terminologia, ma di fatto torneremo su queste misure tecnologiche di protezione perché, ad esempio, sembrano tanto inefficaci, ma sono uno dei motivi di alcune delle principali incompatibilità della Creative Commons. La clausola attribution, è importante richiamare, non è semplicemente cita l'autore, c'è un elenco preciso di modalità e di elementi da tenere, anche se questo elenco preciso viene mitigato dal fatto che alcuni elementi io devo limitarmi a conservarli se sono forniti, cioè se c'è il copyright notice non devo cancellarlo, se viene indicato il creatore o il soggetto altrimenti disegnato all'interno del database che sto consultando devo richiamarlo, devo richiamare il link al materiale licenziato. E se presenti devo anche richiamare il disclaimer sulla limitazione di responsabilità. Nella 4.0 si è fatto uno sforzo di flessibilità, cioè si è richiamato che questo obbligo di attribution si ritiene adempiuto ove sia ragionevolmente adempiuto rispetto al mezzo di comunicazione, al supporto, perché ci sono modalità di veicolazione così diverse, non sempre è possibile assolvere questo impegno nella modalità più ampia, sostanzialmente. Altre condizioni, qui mi sono limitata a richiamarle in modo un po', perdonate la rinfusa, non è un concetto di sublicenza, cioè ciascun terzo riceve sull'opera originaria la licenza originale, va ricondivisa anch'essa, vanno indicate le modifiche, abbiamo visto no restrizioni ulteriori, tra cui anche le misure tecnologiche, ma io se redistribuisco al terzo, il prodotto originale deve essere messo a disposizione con le medesime facoltà di cui ho goduto io, non ne posso porre di ulteriori. Abbiamo già detto, c'è una forma di ravvedimento operoso, c'è anche la possibilità per l'autore originale di richiedere di non essere più citato, cioè questo obbligo di attribution è anche richiamabile dall'autore originale. Eccoci qua alle banche dati, parte della CC BY. C'è un paragrafo ad hoc, quindi si dice chiaramente che gli incisi concessi includono anche quelli che fanno parte del diritto sui generis, che viene richiamato nelle definizioni in quanto tale. Per gli ambiti territoriali dove esso esiste e vale, come vedrete che il wording è molto
se non identico a quello che abbiamo visto essere della normativa, ma al punto importante che si dice che l'estrazione, l'attività di estrazione e riutilizzo di una parte totale o sostanziale produce materiale lavorato, quindi comunque rientra nella definizione di opera derivata, con le conseguenze nel caso ove parliamo di una CC, non solo BY ma anche una share alike del caso. Se c'è la BY non avremo la share alike, ma sicuramente rimarrà l'attribution che è operativa. Cos'è che scatta, fa scattare la condizione? La condivisione della banca dati. Qui, Stefano, io avevo anche come idea quella di provare a leggere insieme il testo della licenza, perché è un esercizio che magari non si fa mai. Non so, però c'è più della metà delle licenze, delle contenuti da condividere. Potremmo anche ipotizzare di andare avanti e tornare su questo tema dopo, se siete d'accordo. Sì, conviene magari dare più il quadro generale. Scusate, io sono sempre più ampia dei tempi che poi hanno a disposizione, pure venerdì pomeriggio, insomma, non vorrei farmi odiare al 100%. Quindi proseguiamo, ma c'è questa possibilità, teniamocela come segnalibro. Lo share like l'abbiamo già esposto prima, tendenzialmente, però richiamo di nuovo un elemento aggiuntivo che viene offerto dalla 4.0, cioè la 2.5 diceva condividi allo stesso modo, cioè esattamente letteralmente così, con questa licenza o licenze successive. La 3.0 fa un passo avanti perché per motivi anche deve essere compatibile con e dice una licenza, questa licenza, una sua versione successiva o licenze dichiarate compatibili, solo che poi non vengono. Il movimento Creative Commons rispetto alla 3.0 non ne ha individuate di compatibili. La 4.0 ha questa triplice alternativa di rilascio, ma ha oggi già individuato due licenze riconosciute compatibili, cioè la GPL3 e la Free Art License, anche se devo dire per il contesto delle opere originali e dei database, la GPL3 mi lascia un po' perplessa perché si presta molto bene al software. Opinione però personale. Ricordiamo che nello share alike l'obbligo di non apporre condizioni ulteriori o misure tecnologiche di protezione si estende a tutta l'opera derivata. Qui vi ho richiamato già come invece diversamente, in modo più riduttivo, gestivano le clausole di share alike, la 3.0 e soprattutto la 2.5. E richiamo ancora il fatto che, a differenza delle principali licenze pensate per i database, la Creative Commons per sua natura, ove non altrimenti specificato, tutela sia gli aspetti protetti dal diritto d'autore del database in sé, cioè la sua selection and arrangement, la sua struttura, sia la sua investimento in termini di diritto sui generis e quindi col divieto di estrazione e reimpiego ove non altrimenti disposto o meglio concesso quelle condizioni, ma tutela anche il contenuto se tutelabile e se non è altrimenti specificato. Un'altra cosa interessante che dice non intendo però costruire e attribuire diritti diversi da quelli che sono riconosciuti dalle norme. Può sembrare una precisazione ridondante, ma non lo è se ricordiamo che anche in caso di un database non altrimenti tutelato, io posso sempre negozialmente garantirmi delle condizioni, lo vuoi usare, accetti le mie condizioni. Qui la licenza ti dice comunque non vado a costruire un diritto che non è già, cioè il regolamento solo i diritti che l'autore riceve già dalle disposizioni normative. Queste tutele viaggiano autonomamente. Vi ho riportato un caso che ho trovato nelle FAQ, che ho trovato interessante, cioè se incorporo, prendo magari da un database una singola foto che è rilasciata, la foto in Creative Commons by share alike in un database, devo rilasciare tutto il database come un database by share alike? La risposta è tendenzialmente negativa, perché la foto riceve la sua tutela ma sarà rispettato, perché quella foto io non la modifico. Il database diventa qualcosa di rispetto al database, quello fa parte del contenuto, ma il database, se vado a strutturarlo come tutelato, sarà tutelato rispetto a altri aspetti
che avranno diritti autonomi rispetto alla foto. Diverso sarebbe invece se io estraessi parte attuale sostanziale di un database esso rilasciato con BuyShare Lite. E questo lo vedremo anche dopo. Ho inserito questa perché l'ho trovato, si parlava di intelligenza artificiale l'altra volta, l'ho trovato molto interessante. Mi scuso, questa slide ha il link al testo, alla pagina originale, perché evidentemente non è leggibile, ma è una mappa mentale per rispondere alla domanda se un lavoro, tanto più un database, dimentichiamoci un attimo la direttiva sul text mining, viene utilizzato per elaborare un output esattamente come nel contesto dell'intelligenza artificiale. La risposta è un po', come dire, andreottiana, perché dice se è richiesto il diritto d'autore per fare questo sviluppo, lo puoi fare nella misura in cui rispetti le relative condizioni, che, come dire, deve averla scritta un avvocato questa risposta. Credo che nella pratica significhi che se l'attività di elaborazione porta un output che ha un contenuto che richiama nelle sue caratteristiche, esso stesso può configurarsi come un'opera derivata, anch'esso ne subirà le condizioni, altrimenti avremo una diversa soluzione. Però ve lo lascio come punto di interesse, perché, ma anche come segno di considerare come anche il movimento Creative Commons è sempre in movimento e si pone e si preoccupa di dare delle risposte rispetto anche alle nuove frontiere della tecnologia. Quindi anche questo lo richiamo perché vorrei farne tesoro anche per la pubblica amministrazione e il legislatore, cioè rimanere attento al significato che anche le vecchie norme possono assumere nei nuovi contesti. Passo, se non ci sono, Stefano, domande che... No, c'è una domanda che però probabilmente potresti rispondere adesso, rispetto a quando dicevi prima dello share like. Quindi dice, Gianluigi dice, se, quindi il catasto che preleva singoli edifici da OSM lo può fare, perché preleva il singolo edificio che è tutelato dalla sua propria... licenza, ma quanti singoli edifici? Attenzione, estrazioni ripetute che creano in sé un'estrazione sostanziale, anche se singolarmente non sostanziali, creano una derivazione. Ok. Tra l'altro proprio su OSM avremo modo di vedere come l'OSM Foundation interpreta il concetto di sostanziale, però ricordatevi che se si fanno delle estrazioni sistematiche, quindi non svincolate, con un unico obiettivo, cioè tu mi stai descrivendo un'attività magari che non ne viene fatta in un unico momento, ma è fatta per un comune fine. E quindi ne pescono di qua, ne pescono di là, ma poi magari ne ho pescati 200 sul territorio, e allora fa già, no? Un'estrazione sostanziale. Un'estrazione che potrebbe essere sostanziale. Ok. Mi dispiace di non dare mai certezza. Allora, e parliamo proprio dell'Open Database License, che poi quella adottata dall'OpenStreetMap Foundation e sviluppata dall'Open Knowledge Foundation, che abbiamo visto avere elaborato anche un rispettato e riconosciuto concetto di openness e di dato aperto, è evidentemente una vocazione internazionale, è pensata per i database, quindi comprende evidentemente il diritto sui generi del corporate, non comprende il contenuto, quindi già c'è una differenza. È molto interessante, distingue, a differenza delle Creative Commons, non solo il database derivato e la collezione di database, che è una nozione della collezione di database che veniva già non viene più espressamente richiamata nella 4.0, viene richiamata nella 3.0, ma nel wiki si vede che già è deducibile la sua gestione anche nella 4.0 in forma allineata a quello che vi racconteremo adesso per ODBL. Ma anche la nozione di produced work. Vi ho richiamato il testo inglese perché nella versione italiana non official parla di opera derivata, che mi dava l'impressione essere un po' ambiguo, mentre produced work mi sembra più significativo, e terrò questo wording, diciamo, con rischio di essere additata come esterofila.
Quali sono le condizioni essenziali? No, queste mi sono limitata a riportare quelle che presenta la stessa, dal suo proprio sito, l'ODBL. È una licenza share alike con un divieto, chiaramente l'attribution ad opera granted, ok? Però l'attribution va gestita in un modo preciso, va indicata la fonte, la database originale. C'è un esempio di wording nel testo stesso della licenza o nel modello, che poi può venire integrato a seconda dell'autore e della fonte. E rispetto alle misure tecnologiche di protezione c'è un divieto di attribuirle con una maggiore flessibilità rispetto alle Creative Commons. Intanto approfondiamo il concetto di opera di produced work. Quindi si dice è un'opera, e qui fa un esempio significativo, c'è cioè un'immagine, un testo visivo, un suono, che è risultato dall'utilizzo, no? Che è stato ottenuto sfruttando anche il complesso, una parte sostanziale dei contenuti del database, da un database derivato o da una collezione di database di cui fa parte anche il database rilasciato, ma di per sé non è un database, questo è il punto. E quindi come deve essere gestito il produced work? Non subisce la clausola share alike, deve sicuramente, se viene publicly used, cioè viene usato pubblicamente, con l'attribuzione di pubblicamente che abbiamo visto prima, viene richiamata la licenza e il fatto che quella fonte è rilasciata con quella licenza. E qui è il motivo per cui, ad esempio, l'OSD dice il database share alike, le mappe che puoi dedurre è un produced work, con dei distinguo, vedremo. Ho di nuovo, scusate, tutto coperto. Eccoci qui. L'altro aspetto che mi piace ricordare come dettaglio della ODBL è che se il project work viene appunto riutilizzato pubblicamente ed è stato realizzato tramite un database derivato, il riutilizzo pubblico del produced work fa sì che si consideri pubblicamente riutilizzato anche il database derivato, che a questo punto non solo ricade nell'accessibilità, ma richiede che venga messo a disposizione, richiede che l'autore del produced work realizzato con un database derivato renda accessibile in forma leggibile alle macchine e a un costo ragionevole o free il database derivato, oppure quantomeno le modifiche e il metodo dei contenuti aggiunti a questo database. Quindi in realtà c'è una share alike applicata anche nel caso di utilizzo in diretta, vogliamo dire, di utilizzo del produced work. L'altra licenza che nelle pubblicazioni italiane è ancora, penso, abbastanza diffusa è la Italian Open Data License realizzata dal Formez in due versioni che si sono succedute rapidamente nel 2011 e 2012, la 1.0 che è una share alike e la 2.0 che è un'attribution. Sono licenze abbastanza pulite, anche se nazionalmente localizzate, quindi c'è un richiamo alla normativa del diritto d'autore, alla privacy, è pensata espressamente per i dati e anche per i contenuti, e quindi se dobbiamo trovargli un difetto è proprio questa perimetro nazionale, che poi alle volte sconta delle ambiguità quando affronteremo il tema della compatibilità tra licenze. Abbiamo poi anche una licenza nel 2017 elaborata dalla Linux Foundation per realizzare nel contesto del database, qui ho richiamato perché lo trovavo interessante, quella libertà che veniva perseguita con le licenze aperte nel software libero. Anche questa è elaborata per gestire espressamente i database, anch'essa ha due versioni, una permissive, che è solo attribution, e una share alike. Ho trovato molto interessante che non solo prevede diritto sui generis, d'altronde è più recente delle altre, ma introduce il concetto di uso computazionale, non solo la nozione di ledger, che mi ha richiamato il discorso delle nuove tecnologie, le due chain e quant'altro, e distingue i dati elaborati dai risultati. Cioè io l'ho trovata molto pensata, a mio opinione, per l'intelligenza artificiale. Infatti cosa distingue? Lasciamo a parte un attimo il discorso del ledger, che cioè il fatto che se vengono registrati determinati registri elettronici, questi dati, non ne può essere limitato, no? Non può essere ristretto al diritto di qualcuno che riceve i dati,
non solo di pubblicare il dato, ma di registrare questo dato in questo ledger, e mi genufletto se non sto pronunciando correttamente, come sospetto con grande angoscia. Ma invece l'uso computazionale introduce quella specifica attività che è l'analisi, prevalentemente automatizzata, o altre forme di interpretazione dei dati. Qui c'è un esempio di tecniche di computazionali analitiche per cui vengono elaborati dati e producono un risultato che non sono più quei dati. E quindi, dice la CDLA, anche nella versione Cerelite, non ricadono nella viralità della clausola copyleft. Eccolo qua. Quindi, da una parte c'è un concetto di uso che riguarda anche l'uso automatizzato, dall'altra, qui c'è un altro concetto, però dall'altra questo automatizzato, ove produco qualcosa in una database, e lo vediamo nella slide successiva, scusate che ho fatto il balzo, torno qui, però finisco la frase, non vedrà, è qualcosa di altro che un'opera elaborata. Qui richiamavo un altro aspetto interessante, l'ODBL parla di uso, chiarendo che l'iterazione via network non rientra in questo utilizzo. Qui è il contrario, cioè hanno adottato una logica, per come la posso comprendere, analoga alle formule utilizzate ad esempio nell'Affero GPL, per chi la conosce, cioè un concetto di pubblicazione, di messa a disposizione, di uso, che fa scattare la condizione della licenza aperta, svincolata dal trasferimento di una copia. Forse sono stata troppo criptica, ma faccio un passo indietro per spiegare i miei riferimenti. Nel software libero c'è sempre un atto che rende efficace, che ti costringe a rispettare la condizione. Cioè io posso prendere, ma non solo nel software libero, però facciamo un esempio per comprenderci, e questo è ben noto. Io posso prendere un prodotto GPL, farci le peggior cose a casa mia, mescolarlo con proprietari, con altre licenze incompatibili. Finché non esco fuori, non lo ridistribuisco, lo posso fare. Il concetto di ridistribuzione mi chiede di rispettare le relative clausole. Questa redistribuzione tradizionalmente viaggia col concetto di copia, non a caso si parla di copyright, copyleft, cioè c'è il trasferimento, per quanto immateriale, una volta era solo su supporto, di una copia del bene. Questo però cosa ha permesso? Ha permesso l'aggiramento di tutta una serie di previsioni nel caso, ad esempio, di mancanza di questa copia. L'esempio tradizionale del software è SaaS, Software as a Service, non traduco nessuna copia, non devo rispettare la GPL. Ed ecco che è stata elaborata l'Affero GPL, che ti dice che anche se tu permetti l'accesso al software da remoto, quelle condizioni diventano operative. Qui è un po' così la stessa cosa, cioè lui precisa che rendere un set di dati disponibile in qualunque maniera, do un occhio anche all'orologio, da remoto costituisce utilizzo. E qui è richiamato anche nelle FAQ. In realtà il tempo fugge, quindi vorrei accennarvi, prima di passare al tema dell'opera derivata della compatibilità, perché sono quasi le 4, le licenze non passano, quindi poi finisco per andare troppo oltre, come esiste poi un'altra soluzione. Adesso ho richiamato la CC0, non è l'unica, ma è la più nota, e le altre richiamano il concetto. Sono strumenti pensati per permettere sostanzialmente di mettere a disposizione il bene che si licenzia nella condizione giuridica più simile possibile a quella di pubblico dominio, cioè dove non ci sono più vincoli, la riutilizzabilità è totale. Quindi sostanzialmente c'è una rinuncia, nella misura legalmente possibile, a tutti i diritti che vedete, quindi sì, anche il diritto morale, il diritto sui generis. Posto che ad esempio il diritto morale non è rinunciabile, c'è in seconda battuta la rinuncia ad esercitarlo, oppure prima ancora l'autorizzazione a fare esercitare la più ampia sfera di questi diritti. Quindi nella CC0 non c'è più, si tende ove possibile a togliere qualunque peso, qualunque obbligo. Passerei, Stefano, poiché il tempo fugge, passerei almeno rapidamente ad analizzare il tema del quale licenza e i problemi di compatibilità, se siete d'accordo. Sì, sì, sì. Okay.
Mi chiedo scusa se vadrò veloce o se sforo un po', cerco di essere la più... come sta Stefano, la sintesi non è un dono che il Signore mi ha concesso, ma cerco di correggermi con l'età progressivamente e mi sforzerò. Allora, intanto, quale licenza per open data? Quale licenza nelle pubbliche amministrazioni? Qua vi ho riportato un estratto delle linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico di AGI del 2017 e forse di prossima ripubblicazione, che richiama in forma un pochino più dettagliata il concetto che vi dicevo, che non tutte le licenze standard sono aperte. Se voglio fare open data in linea con la norma, alcune licenze, alcune clausole non sono ammissibili. Le non commercial, le non derivati non sono licenze che dovrebbero, tra virgolette, essere prese in considerazione dalle pubbliche amministrazioni, ma anche se guardo la parte verde ce ne sono tante. Poi ho messo uno no perché mi piace sempre ricordare che la direttiva ha richiamato che la licenza è una possibilità, dice devono essere messe a disposizione senza condizioni o con una licenza standard se del caso, dice la direttiva. Siamo noi poi che adottiamo sempre le licenze. Poi magari è uno strumento per acquisire certezza, non deve diventare uno strumento per alimentare invece l'incertezza. Allora c'è il tema dell'incompatibilità. Il riutilizzo dei dati richiede certezza. Se aggiungo dati miei cosa succede? Se mescolo, se aggiungo un livello nel dato geografico? Per comprendere tutto questo è necessario capire che cos'è un'opera derivata e perché le licenze pretendono di dire qualcosa su dei diritti che altrimenti sarebbero miei, perché se aggiungo un tot di creatività a quell'opera, quel tot di creatività è mio, quindi va bene che io continuo a condividere la parte tua, ma perché devi dire anche come devo distribuire la parte che invece è l'apporto mio creativo, al netto dei casi in cui non è distinguibile? I tempi non mi permettono, se non di scorrere velocemente, qui vi avevo richiamato, se poi ve le lascerò e volete ritornarle, concetti di base del diritto d'autore sono che il diritto di modifica è un diritto fondamentale tra i diritti esclusivi patrimoniali riconosciuti all'autore. Senza modifica non posso aggiungere nulla, intanto. Quindi la mia opera eventuale di integrazione e miglioramento è condizionata già a un'autorizzazione dell'autore originale. C'è poi anche il principio che anche questo mio apporto creativo però è tutelato nel rispetto e nei limiti del mio lavoro e nel rispetto dei diritti dell'opera originale. C'è poi tutto un tema di potenziale amplissimo approfondimento su questo cosa porta. C'è un'opera a titolarità congiunta, un'opera in cui l'uno autorizza l'altro, ma passiamo oltre perché in questo momento altro ci interessa, mi sembra mi basti averlo citato. L'opera derivata poi ha gradi di elaborazione diversi, cioè posso mettere una virgola da una parte che non ha alcun significato, posso essere così innovativo che nel mio risultato non c'è più quasi nulla di traccia dell'opera originale, allora magari forse diventa un'opera autonoma. Di mezzo c'è l'attribuzione di una certa creatività sufficiente, di un certo apporto sufficiente a considerarlo creativo, ma che mantiene il legame con l'opera originaria. E di questo che andiamo a parlare, dell'opera derivata. Certamente questo apre il problema che nel tema del database si acuisce, di chi valuta questo grado di creatività e quali sono i criteri che posso utilizzare. Nel database abbiamo derivazioni potenzialmente diverse e via via più problematiche. Questo vale un momento di pausa pur nella fretta. L'opera derivata che avete visto si aggancia ai diritti tradizionali del diritto d'autore. Ma diritto di modifica non era citato nel diritto sui generis, che parla solo di estrazione e riutilizzo sostanziale, di parte totale sostanziale del contenuto. Quando prendo un database, la struttura di un database, la vado a modificare in qualche modo, allora quest'opera di modifica integra una derivazione più immediatamente comprensibile e riconducibile alle classificazioni tradizionali dell'opera elaborata del diritto d'autore. Se invece andiamo, che non tocco la struttura, non tocco i criteri di scelta e di disposizione del materiale, ma estraggo semplicemente, allora il concetto di opera derivata diventa già più difficile, più discutibile, più sfuggente. Poi ci sono altri elementi che vanno considerati. Innanzitutto alcune licenze dichiaratamente, al di là del fatto che le si potrebbe considerare tametali, chiariscono, l'open data license è una di queste, dice io sono
esercito e declino i diritti che mi riconosce la legge, ma sono anche un accordo negoziale tra me e il licenziatario. Quindi, poi alcune licenze, e quindi questo ha un peso nel capire, a seconda della licenza di cui stiamo parlando, se ci confrontiamo effettivamente con un'opera derivata o meno. Alcune licenze, cumulativamente o alternativamente, richiamano espressamente che nel materiale elaborato c'è anche il risultato di questa estrazione totale o parziale, ma comunque sostanziale del contenuto, e quindi che quello che io ho come risultato di questa attività, che altrimenti sarebbe esclusiva, segue le regole di quella licenza, perché mi dicono la licenza stessa, se non segue queste condizioni vengono meno i diritti che ti sto riconoscendo. Dopodiché una considerazione che faccio, che non è un elemento della licenza, ma che tornerà anche nelle conclusioni: l'utente, voi, chi usa i dati, non vuole ragionare in punto di diritto per fare delle teorie, vuole sapere cosa può fare con un grado possibilmente più alto di tranquillità. E quindi è questo su cui bisogna cercare di lavorare, perché è quello che poi permette operativamente di creare valore aggiunto dai database. No? Come abbiamo richiamato, cito per chi non c'era, insomma, tutte le nuove direttive, le conservazioni, la comunicazione, la strategia europea dei dati del 2020, riconoscono ai database un fortissimo impatto positivo in termini di sviluppo, di evoluzione, ma la condizione necessaria per ottenere questo risultato è la loro riusabilità, io vorrei dire più possibile pacifica, chiara, trasparente, immediata, non solo indiscriminata nel senso buono del termine. Peraltro questo viene complicato dal fatto che l'elaborazione e il reimpiego di un database sono diverse. Vi ho citato all'inizio la validazione. Se io prendo un database e investo nel validare quel database, a quel database potrebbe aggiungersi il mio diritto su genere dell'investimento sostanziale che ho fatto per validarne i contenuti. Posso copiarne la struttura, ma posso integrarne i contenuti, posso fare un'elaborazione matematica, il computational use, posso trasformarli a livelli diversi, perché poi il dato geografico ha anche questo elemento di complicazione che, mi scuserete, mi limito qua ad accennare, ha diverse forme di espressione, diverse forme di elaborazione che subiscono anche, godono, non più che subiscono, anche tutele aggiuntive, no? La foto, le mappe e quant'altro. Ma non vorrei caricare troppo. Cos'è l'opera derivata per le licenze che abbiamo visto velocemente? Le Creative Commons nel wiki molto chiaramente indicano come è coperto da copyright la struttura e il modello, parlano di data entry e output sheet, i nomi dei campi, più il contenuto evidentemente, ove tutelabile ai sensi del diritto d'autore. Il diritto su genere viene richiamato sia dalla 4 che dalla 3, uno è rinunciato e l'altro dicono che qualunque forma di riutilizzo che presuppone autorizzazione anche ai sensi del diritto sui generis crea materiale elaborato che subisce nel caso le condizioni previste dalle clausole di quella specifica Creative Commons, che può essere la BY, che può essere la Share Alike. Abbiamo visto che non sono accettabili, assumiamo come non accettabile un obiettivo open data le non commercial e le non derivative. Cosa non è opera derivata? L'opera collettiva, una collezione di opere. Che cos'è una collezione di opere? Una collezione in cui le opere sono accostate, ma non mescolate. Come direbbe, scusate, James Bond, shaker up, non mescolato. No, qua sono messi in un unico contenitore, ma conservano la loro autonomia, così che io posso poi consegnarle, ridistribuirle, in cui l'una la do come la ricevo, l'altra non ne viene influenzata. Inoltre non costituisce opera derivata ai sensi della Creative Commons quelle attività che sono necessarie per esercitare i diritti che vengono riconosciuti. Se io devo tecnicamente trasformare la forma in database per farlo girare su un altro sistema, ma questo è funzionale all'esercizio dei diritti stessi che mi hanno riconosciuto ed esclusivamente per quello, non vado a creare un'opera derivata, è un'attività che esce dal perimetro condizionato. E questa è una previsione solo della Creative Commons, peraltro. E di nuovo, eccoci qui, cos'è considerato sostanziale? Perché tutto viene, abbiamo da una parte cos'è derivato, e cos'è derivato dipende anche da che cos'è l'estrazione sostanziale per quella licenza. Alcune licenze prendono posizione, altre no. Nel wiki della Creative Commons c'è una risposta salomonica, cioè dice non c'è una definizione chiara, non ci sono degli standard, perché poi possiate sapere cos'è una parte sostanziale. Quindi dovete guardare
alla prassi, alla normativa della vostra ambito di applicazione. Ricordatevi che ha una portata quantitativa e qualitativa e ricordatevi che, come si diceva, several insubstantial portion, cioè l'estrazione ripetuta di porzioni in sé non sostanziali può condurti a una porzione sostanziale, quindi non dà una risposta determinante dei criteri definitivi, nessuno lo fa in realtà, richiama i concetti che abbiamo già condiviso. La Open Data License si limita di nuovo a ripetere il concetto di opera derivata, anche se trovo interessante che richiami anche il mashup, è l'unica che lo cita espressamente, come attività che conduce alla realizzazione di una opera derivata, ma non ho trovato, diciamo, anche queste FAQ in realtà le ho trovate sul sito che erano del governo, ma in una cache di Google, lo confesso, per cui non so nemmeno se sono ancora considerate dalla fonte, magari collocate diversamente, non le ho recuperate io. Fermatevi se c'è qualcosa di essenziale, io sto andando un po' velocemente perché vedo la lancetta dell'orologio avanzare. E qui arriviamo a che cos'è opera derivata per l'Open Database License. Quindi un derivato, un database, si usa il termine basato, mi ricorda molto la GPL, sul database licenziato. Di nuovo, cos'è sostanziale? Come la Creative Commons, la Open Knowledge Foundation richiama i termini di concetto di sostanziale in termini quantitativi, qualitativi o entrambi. Sempre, vedete che ci sono dei pattern che ritornano, richiamando che un'estrazione ripetuta può portare a un'estrazione considerata sostanziale. Di nuovo, qualunque forma di modifica di una parte totale o sostanziale porta al concetto di un database derivato e quindi il percorso è chiaro pur nell'incertezza del concetto della sostanzialità, o meglio nella sua margine di ambiguità che dobbiamo ricordare persistere. Nella scusatemi, la grafica è venuta male qua, ma nella licenza proposta da Linux Foundation, qui ho richiamato il concetto interessante che espressamente si esclude dall'opera derivata il risultato dell'attività computazionale, anche se, come vedete dalla definizione, che viene poi richiamata anche nelle FAQ che ho cercato malamente di riportarvi qui con una sovrapposizione grafica che correggerò, che è vero che il risultato viene dall'attività computazionale, ma nella definizione di risultato c'è solo ciò che non porta in se stesso più di una minima porzione dei dati. E nelle FAQ viene spiegata la ragione, che è una ragione funzionale a evitare strade terze che cerchino di eludere le condizioni stesse della licenza, cioè un vero risultato è un output che non riporta la parte sostanziale del database, perché altrimenti sarebbe di nuovo un database, non sarebbe un risultato, e quindi dovrebbe invece in questo caso subire l'eventuale, perché c'è anche la permissive, clausola share alike. Allora, cosa abbiamo visto adesso? Che ci sono tante licenze e tanti concetti di opera derivata che sembrano un po' simili, no? Ma non sono mai uguali. E come sapete, almeno io mi ricordo che nella mia gioventù frequentavo un gruppo di quei movimenti dell'open source in cui eravamo quattro gatti e litigavamo due a due. E quindi le licenze aperte, la mia è sempre un po' più aperta di quella del vicino. E questo cosa porta? Porta che nella convinzione di fare del bene al massimo livello si rischia di produrre un risultato non desiderato ma negativo, perché le licenze aperte possono essere incompatibili. E qui arriviamo al cuore, se siete ancora vivi. Ditemi che siete ancora vivi. Stefano, sei ancora vivo? Vivissimi. Stavo pensando, faccio magari delle sortite, 4 più 4, così vedere se mi rispondete, oppure sento... Non fare la prof. No, figurati, no, sono angosciata da non prendere il tempo e farvi morire per inedia. Allora, però la compatibilità in sostanza è molto semplice in realtà come concetto, cioè due licenze sono compatibili se io posso redistribuire un database, un'opera,
la integro e posso redistribuirla con un'altra licenza senza violare la licenza dell'opera originaria. Oppure ho due prodotti, li mescolo, ci aggiungo qualcosa, no, togliamo questa complicazione, ma evidentemente potrebbe esserci, due prodotti con due licenze diverse, se sono modificati mescolandoli, posso redistribuirli nel concetto che quelle due licenze considerano, quindi messa a disposizione da remoto o meno, o una trasferisco una copia, senza violare una delle due. Ad esempio, share alike non commercial, share alike e basta. Non le posso mescolare, perché se una deve essere anche a fini commerciali, l'altra no, e vanno in crash, no? Come se il computer andasse in loop, non riesco più a proseguire. Qui vi do un quadro, copiato evidentemente, dalla wiki del Creative Commons, però tutte le X che vedete, stiamo parlando solo del contesto Creative Commons, in cui la compatibilità è più semplice, perché il wording è il più possibile identico, salvo l'inclusione, la sottrazione delle clausole di volta in volta presenti. Come vedete, le uniche che hanno la maggior parte dei verbi sono le famose CC0. La BY è ancora ragionevole, ma nemmeno la BY è compatibile con la non derivative. La non derivative evidentemente non è compatibile con niente, perché non concepisce l'idea di modifica, quindi di default una licenza non derivative non è compatibile con nulla. Ma anche in questo incrocio, che se pensate ci muoviamo nella stessa movimento con sei licenze, come vedete non è nulla scontato, diciamo, la compatibilità reciproca. Quello che vi cito qui è penso un tema che vi interessi molto, cioè la compatibilità tra la licenza o DBL come interpretata da OpenStreetMap e la CC 4.0, perché quando uscì la 4.0 ci fu, ne prendo atto, non partecipa evidentemente, l'ho letto, seguire, un confronto significativo dei nuovi gruppi legali, perché si sperava che la 4.0 potesse portare una compatibilità fra i due, mentre, come magari avete avuto a diretta esperienza, ad oggi ancora l'OSM Foundation chiede una clausola, un'eccezione alla CC 4.0 alle pubbliche iniziative che la utilizzano, per permettere ai loro database di essere utilizzati nell'OSM, e viceversa no. Scusate, spero magari siete tutti rappresentanti dell'OpenStreetMap Foundation, ma sicuramente ribadisco il tema, la volontà di estremo scrupolo in realtà, come si legge, cioè, perché poi ho rilasciato il link, vengono esposti i motivi per cui ancora oggi si richiede una clausola ad hoc. Uno dei motivi per cui non si è potuto, ritenuto possibile concludere a favore della completa e serena compatibilità è quella della presenza dell'esclusione delle misure tecnologiche di protezione. Perché? Perché l'ODBL vieta la posizione di misure tecnologiche di protezione, ma con questa modalità tu le puoi apporre, ma se hai apposto una misura tecnologica di protezione devi mettere a disposizione in qualche altro modo una copia di quel database senza queste misure tecnologiche di protezione. Inoltre, e questo è un po' più complicato, l'ODBL gestisce il concetto di produced work, abbiamo visto, che non va a essere investito dalla clausola share alike e né dal divieto di misure tecnologiche di protezione, mentre la CC 4.0 teoricamente potrebbe estendersi fino al produced work, e quindi la mescolanza viene ritenuta incompatibile. Inoltre, secondo me qui anche un po' di fino, diciamo, no? Però in aggiunta anche le modalità con cui viene gestita l'attribution dalla OpenStreetMap Foundation, che come sapete, immagino, ha in sé un'attribuzione, cioè richiede l'attribuzione all'OpenStreetMap Foundation, poi sul sito dell'OpenStreetMap Foundation ci sono tutti i contributori, quindi una forma di attribution indiretta, non espressamente prevista dalla 4.0, loro dicono: riteniamo che i licenzianti che utilizzano la 4.0 potrebbero essere contrariati da questa modalità, che potenzialmente potremmo considerare, quindi riteniamo corretto chiedere un'espressa autorizzazione. Visto che abbiamo parlato dell'OpenStreetMap Foundation e che accendo all'orologio, mi piacerebbe percorrere velocemente
Stefano, questo è interessante perché penso che sia un tema su cui vi si confronta spesso la compatibilità, con come l'OpenStreetMap Foundation abbia cercato di dare delle criteri, informazioni aggiuntive che potessero colmare tutti i profili di dubbio, andando però a introdurre dei distinguo alle volte anche molto dettagliati. Ecco. Tra l'altro ricordando che l'OpenStreetMap Foundation non è titolare del database che propone, ma ha un impegno contrattuale rispetto a tutti i suoi contributori. Cioè, se tu vuoi diventare un contributore dell'OpenStreetMap Foundation, passi attraverso una serie di accettazioni che ti dicono: tu mi concedi in licenza i tuoi dati, un impegno a ridistribuirli solo ai termini dell'ODBL. È previsto un meccanismo di modifica, l'hanno fatto perché l'ODBL non era la licenza originaria con cui veniva rilasciata il database dell'OpenStreetMap Foundation, ma è non automatico, c'è cioè un processo di voto e con procedure specifiche. Vi ho richiamato qua coi link le varie guide, le guidelines legali e generali che aiutano, dovrebbe aiutare a guidare la gestione dello sfruttamento dei dati presenti nell'OpenStreetMap Foundation. Alcuni vorrei percorrere con voi. Innanzitutto, cos'è un database collettivo? Quando c'è un database collettivo e quando non è derivato. Per l'OpenStreetMap si dice sono indipendenti due database in cui, ad esempio, sicuramente un tipo di dato è interamente dati non OSM. Quindi li metto insieme, magari posso anche mettere una key di collegamento per l'output, ma vivono separatamente e separatamente viaggiano. Non sono referenziati, oppure sono referenziati ma non ci sono dati che sostituiscono, aggiungono un certo tipo di dato, oppure il dato non lo sostituisce, aggiunge integralmente una proprietà feature, questo forse lo capite tecnicamente meglio ancora di quello che potrei spiegarlo io. C'è link alle guidelines, ma e c'è anche un richiamo formale, letterale, copia e incolla, quello che io ho cercato di esporre adesso. I criteri, qui vi ho riportato, ma non mi fermerei in questo momento, i criteri che spiegano cosa si intende come referenza, come tipologia di collegamento e feature soprattutto, ma andrei agli esempi, giusto per anche solo per una questione di tempo e di maggiore esponibilità da parte mia, oltre che comprensibilità. Allora, l'esempio fatto che cerco di introdurre è: ho una lista di ristoranti, vuoi completarla? Ad esempio, una lista di ristoranti e di telefoni, numeri di telefono. Aggancio il nome del ristorante al database alla database OSM, ma i miei numeri di telefono sono un dato aggiuntivo diverso, ulteriore, autonomo. Quindi il loro insieme è considerato un database aggiuntivo. Se invece io avessi dei ristoranti, ma considero lacunoso per quel territorio, quell'elenco, e voglio andare a prendere, integrarli, facendo il pick di quello che dentro l'OpenStreetMap trovo a integrarlo, non posso più considerarli due database accostati. Ho creato un'integrazione, anche se li tengo per layer separati. Qui trovate anche i riferimenti, di nuovo, delle fonti, degli esempi. Qui c'è altri esempi. Quello ad esempio di traffici, dati del traffico, sono tutti tratti dalle guidelines, e usi queste location information dei tuoi traffic data in un database che contiene anche dati geografici dell'OpenStreetMap Foundation. Però le location e le informazioni sul traffico sono autonome, completamente diverse rispetto al layer dei dati legati ad esempio alle strade, e in questo non subiscono quindi lo share alike. Vedete che inizia a diventare un pochino più complesso quando scegli nel dettaglio. Provando, sperando di non sbagliare nella semplificazione, a farvi una sintesi, non producono database derivati l'applicazione di layer con dati ulteriori che si appoggiano, ad esempio, a quello qua, c'era l'esempio della migrazione degli uccelli, no? Quindi un livello superiore, perché i layer generalmente permettono di conservare questa natura di database autonomo. Il concetto di autonomia, direi che è quello fondamentale. Oppure tengo una mappa sotto dove ho tolto tutti i ristoranti perché ci metto solo i miei, un po' più forzata. Ad esempio, invece, se prendo delle informazioni del livello
dell'OpenStreetMap, ne faccio un altro livello e lo aggiungo, lo correggo, lo integro, di fatto poi alla fine propongo due livelli, ma il secondo livello non è autonomo. Oppure metto un livello con tutti i... c'era anche un esempio con i cimiteri, ma insomma teniamo i ristoranti che mi piaceva di più, dove ci sono solo i ristoranti che già non appaiono sotto. Non è autonomo, perché ho selezionato quei ristoranti in forma dipendente e derivata dall'informazione che c'erano sul database originale. Questo però deve poi tener conto anche della nozione di sostanzialità, che va a complicare ancora le cose. Ma adesso qui ho provato a fare un percorso, di nuovo sperando di non aver errato nella semplificazione. Se dato il database OSM e non OSM è esatto all'interno del database collettivo in cui i dati sono autonomi, non referenziati o con tipologie di dati completamente indipendenti, il database non OSM non conterrà dati OSM e non si costituirà un database derivato. Se, e qui invece è l'ipotesi che mi sono permessa di fare io, però se io vado a creare un'integrazione o un reimpiego non sostanziale, quindi lasciamo parte del concetto di collettivo, ma pesco dal dato dell'OSM dati che posso considerare non sostanziali, allora il mio database non sarà derivato e non dovrò subire la shareline. Se invece l'impiego sarà sostanziale, il mio database sarà derivato con tutte le conseguenze del caso. Il produced work potrò pubblicarlo con una licenza diversa, ma il database derivato dovrò metterlo a disposizione nei termini della ODBL. Tra l'altro ODBL prevede la possibilità di attribuire, di che il titolare riconosca delle compatibilità che ad esempio l'OSM Foundation non mi pare insomma aver identificato. Ma allora a questo punto la domanda, vuol dire, sorge spontanea, pur essendo quasi le 4:30, cioè cos'è sostanziale per l'OpenStreetMap Foundation? Astutamente l'OpenStreetMap Foundation ti dice: non ti vengo a dire cos'è sicuramente sostanziale, però ti dico cosa non ritengo sostanziale sicuramente. Quindi è un po' come dirti, quello che i criteri che ti do ti delimitano un perimetro di certamente non sostanziale, che vuol dire che non è l'unica cosa non sostanziale e quindi non ti risolve tutte le, però ve li ho riportati perché sono significativi, cioè dicono, se ne estrai meno di 100 feature non è sostanziale, tenendo conto che il concetto poi c'è, non vi voglio appesantire ulteriormente, c'è poi un discorso di qual è il perimetro, il concetto di regional cut, no, di riferimento, altrimenti il contesto globale hai voglia. Poi dicono, va bene anche 100, più di 100 feature se l'estrazione non è sistematica, è basata sui tuoi criteri qualitativi. L'esempio era di nuovo i ristoranti, una selezione di edifici storici per l'estrazione di un libro, o alimenti all'interno di un itinerario che sarebbe l'estrazione sistematica, che viceversa, scusate, c'è un refuso con l'altro, l'estrazione sistematica di elementi all'interno di un'area con un percorso preciso sarebbe da considerare sistematico. Oppure feature relative a un'area fino a 1000 abitanti, quindi potrebbe essere un'area piccola densamente popolata o un'ampia scarsa popolazione, che non deve essere un'attività estrattiva con queste caratteristiche per lo stesso progetto o un simile progetto. Capite che sono indicazioni utili relativamente, perché ho l'impressione, pur da ignorante tecnica, che siano indicazioni piuttosto ristrette, no? Infatti lo slogan in effetti con cui viene spiegato in sintesi questo concetto è village map ok, town map not ok, quindi non è non sostanziale già una mappa cittadina. Se siete ancora vivi di nuovo, richiamo ancora che anche sul produced work l'OpenStreetMap Foundation, le sue wiki, presenta delle punti di attenzione. Ci dice, io accetto come concetto di produced work solo ciò che non permette un'estrazione di dati. Cioè non voglio, questo richiama un po', no, il concetto di risultato dell'uso computazionale della licenza della Linux Foundation. Cioè il produced work non deve essere un database. Quindi loro dicono in genere il fatto che abbia un'estensione, JPEG, un PDF, un'immagine, una mappa cartacea, mi fa condurre a ritenere che probabilmente parliamo di produced work. E quindi ci va un momento di pausa, sì. Cioè abbiamo visto tante licenze, tante interpretazioni, non così diverse, ma non identiche di nuovo. Scusate, solo capire, no. E questa
sovrapposizione di condizioni, tutte finalizzate a permettere all'utente di, cioè questo è giusto riconoscerlo, anche le clausole share-alike, l'attenzione anche all'OSMA, a tutte le condizioni che, specifiche che vogliono evitare l'aggiramento della condizione share-alike, hanno un fine virtuoso, cioè quello di conservare aperto e ricondiviso il valore aggiunto che io attribuisco godendo di un vantaggio significativo sostanzialmente gratuito. In alcuni contesti forse questa è poi una delle idee finali rispetto ad esempio a un soggetto come la pubblica amministrazione, forse è una preoccupazione eccessiva, sicuramente questo livello di dettaglio può portare all'incompatibilità. È anche per questo che anche a livello pubblico le pubbliche amministrazioni nazionali e europee hanno cercato di produrre delle matrici di compatibilità. Questa è quella che produce l'AGID, in realtà non è prodotta dall'AGID perché è l'estratto semplificato di un'opera del dottor Morando di qualche anno prima, un po' adattata, un po' aggiornata, in cui però vediamo, no, come ci sono tanti gialli. Il problema sono i gialli, cioè i gialli sono, potrebbe, ma potrebbero esserci dei problemi. Ad esempio si distingue perché, sì, potrebbero, perché se sto parlando di un produced work, la share alike dell'ODBL non si applica, ma potrebbero anche esserci delle incongruenze. Qui riporto, perché non era possibile riportarvela, tanto è ampia, però vedete al link che anche il portale europeo dei dati ha creato una tavola di compatibilità amplissima, perché riguarda tantissimi argomenti, tutta verde oppure tutta rossa, per cui qui ci sono delle posizioni diverse rispetto a questa. Non c'è il tempo, ma nemmeno forse l'utilità di visualizzarla. Vedendola, secondo me, il primo sentimento che si prova è un po' di sconforto. Ma perché? Perché immagino che tutti voi, no, all'inizio chi ci sta supportando tecnicamente, mi scuso se non lo cito col nome che mi è, in questo momento sfugge, ha richiamato come noi alle volte, cioè noi paghiamo i dati, usiamo i dati, la licenza, sappiamo che c'è, e invece no, perché se poi questa licenza, una volta che ho creato un meraviglioso database, scopro che le condizioni con cui ho riutilizzato e potevo riutilizzare quei database mi impediscono di ricondividerla, è un problema. E lo dico da avvocato, tutti gli obiettivi dichiarati a livello nazionale ed europeo funzionano, se io non ho bisogno di un avvocato per sapere che cosa devo fare, non lo dico in detrimento, però poi chiedetelo sempre perché c'è bisogno di, però il punto è questo. Allora, cosa fanno, quali sono le posizioni prese al momento della pubblicizzazione? Intanto c'è un'indicazione, un tentativo di imporre uno standard, che in questo momento lo sappiamo AGID essere quello della CC BY nella versione 4.0, e sappiamo anche che questa è una versione già criticata al contesto nelle sue giustificazioni, la dottrina la ritiene carente e inadeguata. Abbiamo una commissione della comunicazione, una comunicazione della Commissione Europea del 2014 che indica la CC BY anch'essa e richiama già l'attenzione sulla CC0, che è un waiver, abbiamo visto, che siccome arriva a compimento in modo molto significativo e fonte di ispirazione nel 2019. Nel febbraio 2019 la Commissione indica nella comunicazione, scusate se qui non l'ho riportata, è la 1655 del 2019 di febbraio, dice voglio dare l'esempio, cioè seguo l'indicazione del 2014 che era orientata a fornire indicazioni sulla scelta delle licenze standard, in linea con le direttive, e dice per le mie dati scelgo di default la Creative Commons 4.0, ma per un certo tipo di dati, i raw data, i metadati o altri documenti di natura simile, si dice considero come interessante la possibilità di provvedere con quella che chiamano Devolution in Public Domain, la CC0. Viene indicata come una complementary measure, riconoscendo forse che alcuni dati vale la pena richiamarli con la CC BY, ma altri forse ha molto più senso utilizzare una CC0. Soprattutto interessante per noi il cosiddetto dato crudo, no? I dati RAW. Quindi
Chiaramente cosa ci portiamo? Finora cosa possiamo concludere? Che sicuramente per i database le share alike creano grossi problemi. Che è importante non pensarci all'ultimo momento, no? L'ho già detto l'altra volta, la compatibility by default. Può essere utile, essenziale costruire, se non essenziale, costruire una rete di consensi, perché alle volte, alla fine, la soluzione è la più banale, cioè le licenze mi bloccano, ma se vado a bussare alla porta del titolare, magari mi autorizza. Problema se poi il titolare è lo Smooth Foundation, che ti dice che lui non è titolare e che per i dati che hai estratto sul database deve andare a chiedere ai singoli contributori. Non sempre basta, perché poi i problemi, anche nel contesto di licenze formalmente compatibili, ci sono a livello operativo e già sono state individuate e discusse. Una di queste è l'attribution overflow. Perché? Perché soprattutto il database geografico, magari un database di un'opera creativa di un altro, non database, un'opera creativa di un altro tipo viene riutilizzata un livello di riutilizzo. Allora, vabbè, si cita l'attribution e va bene, ma se quel database viene riutilizzato e si presterebbe, conserverebbe il proprio valore, lo aumenterebbe in ricicli continui, e magari pescando da database sempre diversi, allora capite che gestire le attribution diventa qualcosa di non così scontato, diventa qualcosa di oneroso, di faticoso, di facilmente in cui ci si può perdere qualche pezzo. Abbiamo licenze che tutelano anche i contenuti, altre no. Abbiamo gli stessi diritti regolati magari con condizioni un po' diverse, ricordate l'attribution dell'ODBL e della Creative Commons. In più, magari il licenziante ti dice che lui quella versione lì, quel concetto lì, lo interpreta in quel modo, che magari non è lo stesso dell'altro. Quindi, cosa si può... Tra l'altro, scusate, database geografici sono al tempo stesso più complicati e più semplici. Davvero, qua è giusto dirlo ai fini della registrazione, vi condivido un'opinione esperienziale mia, quindi potrebbe essere suscettibile anche di controosservazioni di pari valore. Perché? Perché da una parte può sferire a settori parzialmente diversi che hanno regole specifiche. Abbiamo visto i dati ambientali hanno una loro vita, i dati geospaziali hanno e avranno forse, ai sensi del recepimento della direttiva 2024, una vita loro, che magari risolverà tanti problemi. Perché c'è sempre la possibilità di messa a condizione incondizionata. Può avere anche forme composite di espressione, ne ho citate solo alcune, che richiamano anche diritti diversi ulteriori. Ma anche per il cuore dei database geografici, cioè i database rasteri vettoriali, in cui tra l'altro spesso la loro struttura da parte di organismi ufficiali o non, che puntano all'interoperabilità, è dettata già da regole standard, in cui cioè la scelta e la distribuzione dei materiali è predeterminata, tecnicamente o convenzionalmente definita. Quindi per definizione mi verrebbe da dedurre, non esprime qualcosa di creativo del titolare, per cui si rimane sui dati, sui diritti sui generis. Il mio impressione è se non si possa almeno per questi dati ipotizzare una corsia preferenziale, cioè convergere su una soluzione di massima fruibilità. C'è chi la spinge, salto questa e passo questa, poi magari ci torniamo, c'è chi spinge per la Creative Commons zero, ma lasciateli in pubblico dominio. Di nuovo un'impressione personale che possa essere forse non necessariamente lo strumento, sicuramente semplifica il riutilizzo, forse toglie qualcosa al distributore, mi chiedo se sia compatibile con le indicazioni dell'Inspire che chiedono una metadatazione con dei contenuti precisi, mi chiedo se non ci siano delle forme che salvino, con un'espressione scusate un po' banale, caprecavoli, cioè ad esempio si possono creare convenzioni di ampio consenso, cioè è possibile pensare ad esempio verso entità come la Foundation che richiede un'autorizzazione ad hoc alle pubbliche amministrazioni per poter riutilizzare i suoi dati, qualcosa di alternativo, cioè posto che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a ricondividere i propri dati in forma aperta con determinate caratteristiche non discriminatorie. Non è possibile anche una clausola di eccezione dell'ODBL a favore delle pubbliche amministrazioni, qualcosa che sia una compatibilità biunivoca, perché la compatibilità non è
sempre bionivoca, generalmente ha un'unica direzione. È possibile immaginare una licenza più compatibile? La European Public License nasce nel contesto europeo e nasce già con una lista significativa di licenze compatibili in downstream. Quindi c'è la copyleft, ma accetto anche che se io ti mescolo con una licenza come la GPL, la puoi licenziare con la GPL, perché io considero che le condizioni della GPL sono diverse dalle mie, ma sono altrettanto valide. È possibile gestire l'attribution overflow, magari convergendo verso una convenzionale forma di attribution che diventi compatibile con la metadatazione, ad esempio. Sono tutte idee. Sicuramente lascio e chiudo, ho sforato addirittura poco, ci sono alcuni punti sicuri, cioè verificate di poter licenziare quello che è vostro, ricordatevi di guardare se è riutilizzabile quello che si trova e a quali condizioni. Ho scritto anche meglio imperfettamente condividere che non condividere affatto. Forse alle volte siamo troppo scrupolosi, metto un punto interrogativo, nel contesto aperto, almeno nel software libero, spesso non si va in giudizio, si va a correggere dove si è sbagliato. Sicuramente è un'opportunità, magari anche con le novelle normative che arrivano, con le revisioni, di lavorare per un'interoperabilità più profonda che superi questo immobilismo legato alle incompatibilità, creando framework sicuri, magari inserendo eccezioni. Non possiamo farlo nessuno da solo, tutti insieme, magari sì. Ve l'ho detto che si finiva con considerazioni poco giuridiche, molto di auspicio e di speranza, però il contesto mi sembra prestarsi ed essere corretto anche a condividere con voi delle considerazioni più creative e personali. E con questo, Stefano, davvero, se siete vivi, io vi ringrazio e rimango, come si suol dire, in ascolto. Guarda, grazie Laura. Come al solito, dopo che io sento le tue spiegazioni, i tuoi interventi, un paio di dubbi vanno via, ma poi se ne generano altri. Senti, ci sono una serie di domande abbastanza specifiche, ma credo comunque di interesse per tutti. Provo a leggertele e poi, visto che siamo anche pochi, se poi chi ha fatto la domanda vuole precisare qualcosa, lo faccia pure, così siamo tutti molto più easy. Allora, Gianluigi ci chiede se può trasformare un CXF in uno shapefile già riferito è un'opera derivata o è un prodotto della creatività. Mi spiego. Il CXF è un formato standard del catasto geografico che contiene un formato vettoriale che viene distribuito, credo, a pagamento o per i privati ed non è georiferito. Allora Gianluigi dice, ma io posso prenderlo, trasformarlo come formato e dandogli il fatto che sia georiferito, quindi con opera mia, diventa un'opera derivata? Scusate, a parte una precisazione doverosa, sì, che evidentemente vi rispondo a braccio e non considerate quello che sto per dire. No, chiaro, Stefano ride, chiaro, dei pareri legali, ma è corretto. Ma la mia domanda è, a quali condizioni, perché questo elemento non mi sembra essere stato richiamato, viene messa a disposizione questa... Viene acquistato, se non sbaglio, Gianluigi... Ma ci sarà una licenza dietro? Che la risposta dipende dalle condizioni con cui tu acquisisci il materiale. Sì, allora, perché fosse una Creative Commons, chiedo scusa, già mi verrebbe da dire che se quella trasformazione è funzionale all'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti, non implica la trasformazione da sola un'opera derivata, però poi se ci aggiungi delle cose cambia, chiedo scusa. No, il tema è molto complesso, perché è chiaro, ci sono degli interessi e vengono paventati anche dei danni erariali, perché per esempio il catasto la trasformazione la vende a pagamento, mentre una premessa, scusate, sono dell'Istat, come capo del SISTAN noi chiediamo alle pubbliche amministrazioni di condividerci dei dati. Questo perché per la collettività, se un'altra pubblica amministrazione ha un prodotto, non vedo perché devo ripartire da capo e ricrearlo, ok? A questo punto il catasto però mi dice, ma io lo shapefile lo vendo e tu mi dovresti dare, non lo so,
5 euro a foglio? Sono 300.000 fogli, 1,5 milioni. No, grazie, con 1,5 milioni ci faccio lavorare 10 persone, se non di più. A questo punto però un insieme di punti che è localizzato rispetto a un campanile che non si sa dove sta, se io lo trasformo, nel senso che dico il campanile è quello del comune dal dettagli e quindi lo posiziono, questo prodotto è vero che parte da una tua elaborazione, ma è anche in qualche modo stato lavorato da me. Cioè, lei ha parlato benissimo, ma quando mi dite che una trasformazione sostanziale fa modificare il prodotto, poi noi nell'atto pratico non sappiamo se, ad esempio, questa trasformazione è una trasformazione sostanziale o meno. Ora, lei ha ragione a dire, dice, ma come te l'ha ceduto? Va bene, me l'ha dato in una convenzione. Facciamo un altro tipo di esempio. Ma se tu sul portale, sempre Catasto, mi pubblichi delle coordinate di un punto fiduciale e non dici con quale licenza le dai, perché non lo dicono, io vado a vedere qual è lo spigolo dell'edificio. Il fatto di dare una coordinata a quell'entità è un prodotto derivato del catasto? Chiedo scusa, in questa seconda ipotesi, qualunque pubblica amministrazione che mette a disposizione dei dati senza specificare la licenza ricade nell'articolo 50,2 del CAD, per cui si intendono open by default quei dati, cioè rilasciati, riutilizzabili, modificabili a fini commerciali e non commerciali. Perfetto, questa è una cosa che non sapevo e che mi risolve una serie infinita di problemi, perché banalmente, siccome noi abbiamo già riferito tutto il catasto, abbiamo delle informazioni che vorremmo condividere con la comunità, perché se io ho trovato l'origine di quel campanile e un altro tecnico me la migliora, ma io ben volentieri gliela do, ma siamo nel dubbio che non posso dargli questa informazione perché sono partito da un dato che mi era stato ceduto con una licenza diversa, quando invece lui il punto fiduciale lo ha pubblicato sul portale. Faccio solo un punto di attenzione, perché visti i volumi economici comunque io chiederei un passaggio a un legale con tutte le carte. Non ne troviamo, lei è il primo con cui riesco a parlare di questi di queste tematiche. No, meno scusi, ma perché sennò non vado a dormire la notte che penso. No, E poi, per carità, c'è un principio secondo me più generale, che è il principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni, partito dalla 241. Quindi la 241 dice che appunto fra pubbliche amministrazioni non c'è traffico di soldi, neanche, perché mi sono informato per un'altra cosa, c'è poi il DPR, ce l'ho anche qui davanti, il DPR 352 del 1992, che regola l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione. Lui dice che non c'è una fra pubblica amministrazione non può neanche chiedere i costi marginali, cioè i costi del supporto. Quindi fra pubbliche amministrazioni i dati si trasferiscono così come sono. No, ma poi, infatti, se posso, Stefano, qui io temo che ci sia, stavo andando, ma perché vorrei condividerlo a questo punto, ci sia un fraintendimento, ovvero il tema della condivisione tra pubbliche amministrazioni è un contesto parzialmente sovrapponibile al tema dell'open data, ma non identico. Ovvero, il codice dell'amministrazione digitale disciplina le modalità e l'obbligo di condivisione che poi tra pubbliche amministrazioni per i propri fini istituzionali, che è diverso dal tema di messa a disposizione del pubblico. In questo contesto c'è il presupposto che io ho bisogno dei dati a fini miei istituzionali, ma in questo contesto la circolazione dovrebbe essere il più fluida possibile in ossequio al principio che Stefano richiamava del once only, cioè se io ho già fornito i miei dati alla pubblica amministrazione, quei dati non me li dovrebbe chiedere più nessuno, e anche se i dati rimangono miei ma tu ne hai bisogno a fini istituzionali, quei dati me li devi dare se non ci sono delle ragioni che però vanno formalizzate. Se posso, se non è troppo pesante, come vorrei condividervi, oddio, se il computer non si scusate, questo è il CAD, allora senza farvi venire mal di mare,
perché invece sul dato che viene venduto c'è un tema, cioè la normativa prevede il 36/2006 che sono andata, no, eccoci qua, che se invece la pubblica amministrazione te lo sta chiedendo ma non per i propri fini istituzionali, allora gli si può applicare il prezzo e si comporta come un operatore sostanzialmente, no? Però arriviamo, allora, scusate, era il 50 non bis, eccoci qua. Allora, i dati delle pubbliche amministrazioni, mi perdoni se le condivido la lettura becera della norma, ma sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con le tecnologie dell'informazione che ne consentono la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati. Poi c'è il discorso dell'open data, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione con l'esclusione di quelli dati che sono limitati all'accesso, quindi ci sono delle condizioni, bisognerebbe andare a vedere, ora a memoria non ricordo se i dati messi a disposizione del catasto ricadono in questa esclusiva e nel rispetto della privacy. È reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, senza oneri a carico di quest'ultimo, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. Quindi ci sono delle eccezioni a vedere, ma il principio generale è questo qui. Sì, sì, ma che loro li diano, ce li hanno dati, e questo è un dato di fatto, va bene? Ora, il problema è che me li dai, io li lavoro, li trasformo in qualcosa. Uh-huh. Ad un certo punto ci aggiungo delle informazioni che sono per noi fondamentali, per esempio dire qual è la sezione di censimento in cui ricadono, ok? Banalmente mi si mette in dubbio che io non posso fornire ad un rilevatore che va sul campo un PDF con le sagome degli edifici del catasto che sostanzialmente ho disegnato io, perché quello è di proprietà del catasto. Ma nel momento in cui io le trasformo, li porto da un'origine che sta sull'equatore a dove devono stare. Ma gli guardi. No, mi rendo conto, sono netta, perché lo trovo molto complesso. Le chiederei ad esempio se questo rilevatore, davvero dimostrando ignoranza probabilmente del settore, è un opera, cioè voi avete un obiettivo che non è la pubblicazione di quel dato in open data, ma poterlo utilizzare, no, per i propri fini. Quindi mi le sembra immagini, ancora, le faccio questo esempio: viene estratta una sezione di censimento, no, di 80 km quadrati, ok? In questa sezione di censimento, in questo 80 km quadrati, praticamente è un comune in questa sezione di censimento, ci sono 4 edifici, ma alla scala a cui io le vado a rappresentare il PDF di questa sezione, lei non li vede. Io so quali sono i 4 edifici perché li ho lavorati nel catasto. Sarebbe utile che questo ragazzo, invece che perdersi in mezzo ai lupi, vedesse su questo PDF le 4 sagome di edifici. Ma questo ragazzo lavora, cioè, è nel vostro interesse? Certo, nell'interesse di tutti, va a fare il censimento. Quindi, cioè, però... Cioè, voi non state pubblicamente condividendo questo, non state pubblicamente condividendo il dato. Non lo sto condividendo pubblicamente. Lo sto dando ad una persona che lavora per noi. E questo, è per questo che mi sembrerebbe... non riesco bene a cogliere l'obiezione, perché... Nel momento in cui è stato dato a voi, per i vostri fini, si dovrebbe supporre che vi sia stato dato a condizioni funzionali all'esercizio dei vostri fini, che mi sembrano ricomprendere anche questa attività. Quindi ho il sospetto che magari... sia qualche altra cosa. No, sì, esatto, però non è che sto cercando di svicolare, però vorrei anche fare molta attenzione a dare delle rassicurazioni e delle certezze quando invece le informazioni non sono complete. L'altra questione è questa, ma ed è una questione di carattere generale, ma il catasto sostanzialmente di suo non ha prodotto nulla, nel senso che nessun edificio lo ha disegnato il catasto. Deriva tutto da quello che è stato fornito dai tecnici. Questo è interessante. Che abbiamo pagato noi. E quindi non vedo perché dovrei pagare un qualcosa che è stato già pagato, nel senso, se tu mi rilasci una certificazione, certo, di un confine, ha un senso. E non so perché. Allora, ma cioè dire che lì c'è un edificio, ma lo vedo anche dalla foto. Provocatoriamente, non era, tra l'altro, quello che rilasciava alcuni dei propri dati fino a poco tempo fa con una non commercial?
Sì, esattamente. Evidentemente mi verrebbe da sul dire... Sul servizio, però, non veterinario, sul servizio, però. Perché... Cioè, lei immagini, no? Se io prendo i dati di OpenStreetMap, ok? Che sono liberi, va bene? E interrogo il VMS mettendo su ogni poligono l'estremo catastale. Ho replicato il catastro. L'ho replicato. Sì, certo. Questo prodotto, che cos'è? Eh beh, però se ha utilizzato in forma totale i dati del catasto, direi che... Però il VMS è libero adesso, eh? Lo hanno utilizzato con la CC BY. È un paradosso, è paradossale questo. Cioè, avendo liberato in CC BY il servizio, e quindi mi permette di fare un'opera derivata, quindi io posso mettermi da video e ricalcare o estrarre, per esempio, con... Ho capito. Peccato che sia incompatibile con la Foundation, con i dati di OSM. Quello è l'altra cosa, sì, certo. Il mashup che... Il mashup che è un problema. Proviamo però solo... Con layer... Prego. Posso fare, magari andare un po' avanti, così magari... Sì, no, io devo solo... Davvero, non è un tentativo di fuoco. Alle 17.30 ho il recupero davvero, bambine. E l'altra sì, volta l'ho usato. L'ultima... Quindi, davvero, mi scusi se non le ho dato delle risposte. No, ma io la ringrazio, poi magari approfondiremo con Stefano. Grazie. Sì, perché sì, ho l'impressione che abbia una certa dimensione complessa e anche gli economici... Quindi non darei dei riscontri... Una domanda interessante, questa è velocissima, che fa Marco Minghini, che ci ha lasciato prima di andare via, che dice... Quando si riscontra una violazione di una licenza, per esempio ad OSM è tipico usare sfondi OSM senza citarne la fonte, e quindi non solo quando la violazione è involontaria, ma anche quando è facile pensare che ci possa essere, come dire, anche un dolo, che cosa si può fare? Se e quando ha senso fare azioni legali? Esistono azioni legali che sono andate a buon fine? Cioè una violazione di licenza di attribuzione, come si può, tra virgolette, combattere, come ovviare? Allora, intanto sulla Creative Commons vi ho già citato che c'è un profilo di ravvedimento operoso, cioè di solito, però vi dico qualcosa che sapete, la prassi è, non vado in giudizio, ti segnalo che non ti sei comportato bene e vedo se tu ti adegui. Altrimenti ci sono, cioè di fatto... La licenza è uno strumento che io ho utilizzato per esercitare i diritti che la legge mi ha riconosciuto. Quindi posso comunque agire in giudizio per il riconoscimento dei miei diritti. Soprattutto, e quindi che possono essere dei tipi più tradizionali, quindi posso agire per interdire l'ulteriore attività, anche in forma esecutiva immediata, perché posso dire che quell'attività mi sta creando un danno. Posso esigere che i miei diritti vengano rispettati, cioè che ci sia la posizione, ad esempio, della citazione della mia fonte, ad esempio. Se lui non lo fa spontaneamente, posso chiedere che gli venga imposto. Cioè, vado dal giudice civile. Sì. Poi attenzione. O penale. Io ho ricercato, devo dirvi due cose. Allora, ho cercato anche sul database di Curia, cioè che è il database della giurisprudenza europea, casistiche legate a violazioni del database, non licenze aperte, database in generale. Non ne ho trovate tantissime. Come vi avevo detto l'altra volta, le cause sono spesso legate a società di scommesse. Ne hanno fatte un sacco in ambito legate alle scommesse dei cavalli, database con tutte le informazioni relative alle calendari calcistici. Ho trovato contestazioni soprattutto americane di Creative Commons, ma soprattutto legate alle fotografie. Quindi magari ce ne sono, non ho trovato casi andati in giudizio sui database di licenze aperte, devo essere trasparente. Magari esistono, è una carenza mia che non le ho trovate. Anche, devo dire, giurisprudenza sulle licenze software aperte sono poche, c'è qualcosa in Germania. Ci sono più precontenziosi, discussioni precontenziose che in un certo modo hanno patteggiato. Cioè, fatto recentemente c'era un caso che aveva seguito il collega Piana sul fatto che il whistleblowing avevano derivato una licenza GPL, un prodotto GPL, avevano elaborato e poi l'avevano rilasciato con le OPL e quindi c'era stato un querel che però non era arrivato in giudizio, era arrivata alle soglie del giudizio, avevano andato in patteggiamento, avevano
più delicato, più faticoso secondo me è il profilo risarcitorio, perché poi devi dimostrare un danno. Mi sono fatta personalmente qualche film, si scusa dire, ma non ho trovato un caso, perché non ho tutte le risposte, cioè vi confesso che poi spero io stessa di avermi trasmesso l'interpretazione giusta di tutti i dettagli, di tutti gli scenari. Tutte le volte, Stefano, che io rivedo queste informazioni nel dettaglio, rileggo le licenze, c'è sempre un margine di ambiguità che si spera di interpretare correttamente, ve lo dico, perché poi non sono il guru, sono come voi, cerco di capire insieme a voi. Magari vengo dal diritto e ne sfrutto l'aspetto e lo unisco a voi, però l'OSMA, ad esempio, Foundation, che non è titolare dei diritti, no? Cioè mi rilascia la licenza. L'azionabilità poi, non ricordo, non ho fatto il momento con il momento, se viene dato anche un mandato per esercitare questi diritti. Ad esempio, io so che la Free Software Foundation, rispetto ai propri prodotti, chiede ai contributori di cedere i diritti in modo che li possa unitariamente esercitare. Quindi ci sono gli strumenti, in teoria è azionabile, secondo me, non ho trovato degli esempi. Sui database sì, invece, anche sulle mappe c'era questa... C'era anche una causa carina, Stefano, su una mappa Tribunale di Palermo, fatta da una signora della sua città, che era stata copiata da una rivista, perché però questa mappa aveva ricevuto tutela non tanto col diritto sui generi, ma proprio come diritto d'autore, perché lei aveva disegnato sulla mappa, come accade, no? In alcune mappe, gli elementi più significativi della città, ed era stata copiata così com'era, e quindi si riteneva fosse stata violata proprio il diritto d'autore suo sulla mappa. Rispondo senza mai rispondere, insomma, mai una gioia. Allora, sono le 5. Io continuerei per un po', ma... si chiede Time Out se è possibile avere l'esempio di whistleblowing citato prima, se gli estremi della Free Software Foundation. Allora, come al solito questi, così, per tirare un po' le fila, sentato che magari lo cerchi, se lo trovi, se no lo puoi mettere magari nelle slide alla fine come link. No, dicevo che questi incontri qua, che sembrano che abbiano un contenuto legale abbastanza ostico, che poi alla fine si rivelano... Invece trattare problemi di tutti i giorni. Adesso quello di Gianluigi, si salvò, ci sono decisamente i problemi di qualche ordine di grandezza più importante di rispetto a quelli di un utente comune, ma io per primo che pasticcio con vari DB, questo ormai il tarlo della licenza ce l'ho. Quindi, ripeto, mi dispiace che ci fossero... Abbiamo partecipato solo una trentina di persone, quindi secondo me, lo dico già Laura, prima o poi un bis, un tris, no, insomma, voglio dire, credo che se sulla parte così dell'open data in assoluto la sensibilità è forte, eccetera, sulla parte di licenze credo che sia abbastanza scarsa. Quindi grazie mille a Laura, io ti riporto un commento di Valentina Campo, che dice, te lo volevo dire perché così esplicito non c'è mai, viva, complimenti a Laura, veramente bravissima. ed è vero, insomma, ci hai aperto, squarciato un po' un velo, io ripeto, è molto... è un argomento interessante, ma veramente, veramente ostico. Quindi... Io auspico altri seminari di questo genere, perché ci aiutano tantissimo. Non so se hai trovato quel riferimento. Hai il microfono chiuso, Laura? Che sicuramente gli atti non sono disponibili. Però volevo vedere se invece c'era... Forse magari non è il prodotto, ricordo lui se vuole, magari è il prodotto sbagliato, non vorrei avere, povera Anna, citata malamente.
Eccolo qua, forse sono loro. Scusate, perché eccolo qua, forse sono loro. Di aver risolto una controversia. Oh, vi lancio, metto il link. Sì, ce lo metti in chat. Sì, scusate, ho avuto un attimo di preoccupazione, anche perché dicevo, se non è pubblica la cosa. Ah, guardate, Forum Italia. Era ANAC comunque. Sì. Ok. Ok. Hanno ripristinato l'affero, eccolo qua. Ah, l'affero, sì, l'affero sì. GPL. Sì, 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 ed era piana, che l'ho seguito, mi ricordo. Ok, quindi... Grazie anche per grazie, la pazienza. Grazie Laura, grazie perché... No, ma allora, mi scuso fra l'altro invece che non ho ancora messo a disposizione slide, ma è stata una settimana lavorativamente, ma come tutti, immagino, è un po' complicata. Rileggerò anche tutto, vi scuso se trovo davvero l'altra precisazione che è una condivisione di conoscenza, lo ripeto, per trasmettere sensibilità e spunti, ovviamente se poi le azioni operative di ciascun vostro ente passate sempre il parere di un legale, perché è importante vedere le condizioni del caso di specie, e grazie per la pazienza, perché poi imparo anch'io sempre dalle vostre domande e dal fatto di avere queste occasioni di condividere con voi. Ok, allora grazie di nuovo, grazie a tutti e ci vediamo la settimana prossima con l'ultimo seminario dedicato al 3D in QGIS, comunque con software libero, e buon fine settimana a tutti allora. Grazie e a presto. A presto a tutti. Ciao, grazie ancora a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.